Piero, a te la parola. Bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie a Luigi De Magistris per aver accettato il nostro invito. Parto subito con due essenzialissime parole di presentazione, perché Luigi De Magistris è un personaggio pubblico molto conosciuto, non ha bisogno di tante, diciamo, di tante parole. Voglio ricordare che De Magistris è figlio, nipote e pronipote di magistrati. Quella della magistratura è un dono, è una tradizione di famiglia. Subito dopo la laurea all'Università di Napoli, fa le sue prime prove di magistrato presso la Procura della Repubblica della città e poi si trasferisce a Catanzaro, in Calabria, dove dal 2002 diventa sostituto procuratore della Repubblica. Qui ha svolto tutta una serie di attività, di inchieste che lo hanno messo al centro dell'attenzione nazionale per il rilievo che avevano le personalità coinvolte nelle sue indagini e naturalmente questo gli è costato un'azione di contrasto all'interno della stessa magistratura che lo ha portato alla necessità di abbandonare le inchieste che aveva in corso. Naturalmente su questa sua vicenda c'è ormai una letteratura, ci sono anche, come ricorderò più avanti, degli scritti suoi che fanno luce su quella vicenda. Quello che io tengo a dire è che De Magistris è stato giovanissimo, uno dei pochi magistrati meridionali che non ha dormito, come invece accade alla gran parte dei magistrati calabresi e meridionali, il cui sonno ha consentito la devastazione del nostro territorio, la diffusione, l'allargamento e il potenziamento della criminalità organizzata e tanti altri fatti che hanno condizionato la storia del nostro Sud negli ultimi anni. Allora, lasciata la magistratura, dal 2009 De Magistris è stato eurodeputato per Italia dei Valori ed è stato presidente della Commissione per il controllo del bilancio comunitario. Dal 2011 è sindaco di Napoli, è stato poi rieletto ancora una volta nel 2016, ha fatto il sindaco per oltre 10 anni, è stato il più longevo sindaco di questa città. E anche su questa esperienza esistono scritti suoi. Io ho uno scritto di un giornalista, se qualcuno vuole farsi un'idea di quanto ha fatto come sindaco Luigi De Magistris, sono pronto a inviargli la documentazione. Nel 2021 si è candidato alla carica di presidente della regione Calabria, una regione in cui De Magistris è molto radicato e ha conseguito un risultato, pur diciamo partecipando alla campagna elettorale con pochissimi mezzi, a mani nude, come si dice, ha realizzato il 17%. Al momento è il portavoce di una formazione politica che si chiama Unione Popolare, che raccoglie diverse forze, ma di questo non parlerò. Dirò invece che su De Magistris e di De Magistris esistono dei testi. Io alcuni li ho segnalati nella mail in cui fornisco, come al solito, le informazioni di carattere bibliografico. Ricordo Assalto al PM, storia di un cattivo magistrato con la prefazione di Marco Trovaglio, Chiare Lettere 2010, La città ribelle con Sara Ricci, con contributi di Henry De Luca e di Maurizio Di Giovanni. E l'ultimo fuori dal sistema, pubblicato da PM quest'anno 2022, in cui De Magistris racconta quanto, diciamo, gli è capitato nella sua esperienza di magistrato.
Credo che sia uno spaccato della vita italiana inquietante, ma necessario da conoscere per capire alcuni meccanismi del potere che governano la Repubblica. Allora, basta così. Credo che De Magistris abbia, non solo come magistrato e come giurista, l'esperienza per trattare il tema di questa sera, che è mafia e criminalità organizzata, ma soprattutto abbia una lunga esperienza sul campo che gli dà, come a pochi altri, la capacità e la possibilità di parlare di questo tema. Lo ringrazio e gli do la parola. Grazie, grazie anche a Roberto, che so impegnatissimo in questo momento, deve gestire diverse altre connessioni. Roberto Morea. Allora, buonasera. Please. Buonasera, grazie Piero, grazie Roberto e grazie a tutti e tutti che partecipano a questo incontro dal tema, almeno per quanto mi riguarda, assai interessante e ho accolto subito con piacere l'invito di Piero su questo argomento, oltre a sottolineare l'importanza di questa scuola cosmopolita di cui ce n'è tanto bisogno, come diceva Roberto, innanzitutto per la valenza e il valore delle persone che stanno avendo un ruolo come relatrice e relatori, ma perché credo si debba ritornare a discutere anche di argomenti che non sono troppo considerati prioritari. E uno di questi è quello delle mafie. Anche nella recente campagna elettorale, vedendo i programmi, il tema del contrasto alle mafie e alla corruzione era assai residuale e marginale. E del resto tutto questo non è casuale, perché io vorrei cominciare questo incontro da un periodo storico che secondo me, tra i tanti che hanno condizionato la nostra vita di Repubblica Democratica, è quella delle stragi del 92-93. Lì c'è un cambiamento importante di strategia politica da parte delle mafie. Le mafie decidono di effettuare quelle due stragi devastanti e poi la stagione delle bombe per diversi motivi. In estrema sintesi, l'omicidio, la strage di Capaci del 1992, del 23 maggio, viene anticipata da una serie di eventi criminosi, perché le mafie, secondo la loro strategia tradizionale, cercarono di aggiustare il maxiprocesso che si doveva tenere nel gennaio del 1992. Del resto le mafie erano già tradizionalmente abituate a colludere con singoli esponenti delle istituzioni, provarono, il procuratore generale della Cassazione non si fece corrompere, scopelliti, e la mafia Cosa Nostra chiese all''ndrangheta un favore di uccidere Scopelliti, che fu ucciso nel novembre del 1991, se non ricordo male, a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, oggi città metropolitana. A gennaio c'è il maxi processo che conferma le condanne, il più importante processo di mafia che si fosse mai celebrato fino a quel momento nel nostro paese, e anche gli eventi successivi dimostrano prima l'uccisione dei cugini Salvo, gli esattori della mafia, e poi l'omicidio di Salvo Lima, sono un segnale molto chiaro a quella parte politica con cui in particolare. C'è un microfono aperto, però, non so di chi sia. Con cui in particolare le mafie, questo è provato da un punto di vista giudiziario, avevano rapporti importanti, la corrente andreottiana. E infatti colpire Salvo Lima significava dare un segnale evidente a Giulio Andreotti. Perché le mafie però decidono quel tipo di attentato? Io sono anche, come dire, per quello che può valere, ma questo aspetto lo voglio raccontare perché ha condizionato molto la mia vita personale e istituzionale.
sono anche testimone del fatto che Giovanni Falcone in realtà si poteva ammazzare in maniera abbastanza agevole a Roma. Io il 22 maggio del 1992 consegno l'ultimo scritto del concorso in magistratura, un venerdì pomeriggio all'Hotel Ergife di Roma, nelle mani di Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, che presiedeva la commissione del concorso in magistratura. La sera io mi trovo fuori all'Hotel Ergife, stanco dopo 5 giorni di un concorso davvero duro, vedo passare la croma blindata con dentro la sagoma di quello che per me era un riferimento. Io tenevo 23-24 anni, ero giovanissimo, quindi, anzi sono sì, 23 anni e mezzo, c'aveva l'autista e un poliziotto di tutela e basta. Il giorno dopo c'è la strage di Capaci. Questo ovviamente ha segnato la mia vita, e anche le parole di Falcone e Borsellino le ho portate sempre dentro di me. Gli uomini passano, le idee camminano sui corpi e le gambe di altre persone. Perché la strage di Capaci? La strage di Capaci è una strage di mafia che ha effetti politici. Cioè, con quel tipo di attentato, Giulio Andreotti non diventa presidente della Repubblica e Craxi non diventa presidente del Consiglio, le diventano Giuliano Amato e Oscar Luigi Scalfaro. Paolo Borsellino, che non indagava direttamente sulle indagini per l'attentato di Capaci, perché le indagini si svolgevano a Caltanissetta, che era competente per le indagini su Palermo, però Paolo Borsellino era un uomo che ha vissuto come magistrato e come uomo sempre accanto a Giovanni Falcone. Quindi cerca di capire che sta succedendo. Rilascia una serie di dichiarazioni nella quale si comprende che sta per morire, che il tritolo è arrivato anche per lui. In particolare, per chi lo volesse ascoltare, c'è un suo intervento straordinario, si trova sui social, basta cliccare Borsellino Micromega Palermo. C'è questo suo intervento a Palermo nel giugno del 92, dove lui fa un passaggio davvero inquietante sui Giuda, dove dice che probabilmente i principali responsabili, o comunque i responsabili della morte di Giovanni Falcone, ricordiamoci anche Francesca Morvillo e i poliziotti di scorta, sono da individuare anche all'interno della magistratura. Perché Falcone e Borsellino vengono profondamente isolati dall'interno, costretti a difendersi, e lo so perché anche per testimonianza di mio padre, che era del concorso di Paolo Borsellino, la maggior parte dei magistrati non li sopportava prima che morisse. Ma questo conta poco. Borsellino conta poco in questa, in questo incontro che abbiamo. Borsellino comincia a capire che mentre un pezzo di Stato cerca la verità su Capaci, un altro pezzo di Stato sta trattando. E su queste le testimonianze sono varie. Lui stranissimamente non viene mai sentito dai magistrati di Caltanissetta, nonostante fosse la persona più legata a Giovanni Falcone. Quindi dal 23 maggio del 92 fino al 19 luglio del 92 non viene sentito, e c'è una testimonianza davvero inquietante di Gaspare Mutolo, che lui stava ascoltando, collaboratore di giustizia, pochi giorni prima della strage di Capaci. Il ministro dell'interno era Nicola Mancino, dove lui a un certo punto viene chiamato al Viminale, ha un incontro al Viminale, verosimilmente con i vertici del Viminale, poi qua è un pezzo del processo della trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra, torna e Gaspare Mutolo racconta che Paolo Borsellino era talmente nervoso e agitato che fumava contestualmente 2 sigarette, una con la mano destra e una con la mano sinistra. Il 19 luglio accade la strage di Via D'Amelio, dove, pensate un po', tutti sapevano, lui l'aveva detto addirittura in televisione, che era arrivato il tritolo e la prefettura di Palermo non fece togliere, non mise il divieto di sosta per la fermata, per il parcheggio delle auto sotto alla madre, l'abitazione della madre di Paolo Borsellino, dove Borsellino si recava abitualmente in alcune ore di alcuni giorni, in particolare la domenica. Viene fatta saltare anche lì una strada intera come a Capaci,
in particolare i brandelli di Emanuela Loi, la prima donna poliziotto uccisa in una strage di mafia così eclatante, arrivano fino al quinto piano. La strage di Via D'Amelio è, a mio avviso, ma anche ad avviso di tanti che ci hanno lavorato, io ho letto tutte le carte, perciò sono voluto partire da qui, è una strage di, è invece una strage di Stato. Non è una strage mafiosa ad effetti politici, ma è una strage commessa da mafiosi, ma voluta da altri. Con quella strage inizia il percorso con cui le mafie cominciano a far capire allo Stato che se non si tratta sono in grado di disseminare bombe per tutto il paese. E abbiamo le stragi, ovviamente, i vari attentati, Roma, Firenze, Milano, alcuni riusciti, altri per fortuna no, e si inizia. Quindi la trattativa, poi è storia che da quel periodo nasce addirittura un partito fondato da Marcello Dell'Utri, poi condannato per fatti di mafia. Atti giudiziari narrano che Forza Italia nasce proprio dalla trattativa in quel periodo e si arriva alla fine anche a un procedimento penale che ha visto tra i principali protagonisti come ufficio del pubblico ministero Nino Di Matteo, che a mio avviso uno dei migliori magistrati della Repubblica in questo momento abbiamo. Il processo in primo grado arriva a delle condanne, il processo in appello assolve, il che voglio dire è fisiologico, per questo nel nostro paese esistono 3 gradi di giudizio, ma quello che vi devo dire che mi ha sconvolto, poi dopo girerò a Piero quel pezzo della motivazione nel caso fosse interessati, perché quando l'ho avuta pensavo fosse una fake news, nella sentenza, un pezzo della motivazione dei giudici della Corte d'Appello di Palermo, una sentenza che è uscita in piena estate del 2022, mentre la maggior parte degli italiani erano finalmente un po' in vacanza e forse distratti, dove sta scritto, in estrema sintesi, con parole che ve le sintetizzo non alla lettera, che chi ha trattato con la mafia con l'obiettivo di interrompere la strategia stragista è legittimo che lo abbia fatto, non è un crimine e anzi le finalità sono di natura solidaristica. Cioè ritorniamo all'idea di Lunardi quando disse il ministro Lunardi che con la mafia bisogna convivere, o il pensiero che a mio avviso è quello che oggi sta diventando dominante. Cioè che alla fine con le mafie bisogna convivere e forse bisogna anche trattare. All'epoca nel 92 per arrivare alle trattative sono state messe le bombe. Oggi, dal 92 in poi, e mi concentrerò su questo, le mafie sono penetrate a macchia d'olio, a macchia di leopardo, in maniera costante, progressiva, lenta ma particolarmente efficace, in tutto il sistema economico, finanziario, politico e istituzionale del nostro paese. Cioè nel senso non è che l'hanno occupato in toto, ma stanno ovunque. E oggi non c'è più la trattativa o la collusione come era appunto negli anni 80, la trattativa negli anni 90, c'è sempre stato il carabiniere, il poliziotto corrotto, il magistrato corrotto, il politico corrotto, ma erano come dire delle mele marce. Oggi si è passato dalle mele marce al frutteto. Cioè loro hanno deciso in maniera molto efficace di evitare, se non in casi eccezionali, l'utilizzo del tritolo, della dinamite, delle bombe, delle mitragliatrici che loro hanno e che utilizzano soprattutto nei regolamenti di conti, ma preferiscono i proiettili istituzionali, la legalità formale, gli strumenti delle istituzioni. Quindi sono entrati nell'economia, nella finanza, nella politica, nelle istituzioni. Ciò che preoccupa maggiormente sono entrati in maniera anche pervasiva negli organi di controllo. Quindi apparati della pubblica amministrazione, dello Stato, delle regioni, dei comuni, della magistratura, delle forze dell'ordine e dei servizi. E allora
se questo accade poi con un crescente e sempre progressivo abbassamento di tensione morale nel paese, di spinta ideale e dell'antimafia sociale, tutto ciò ovviamente diventa preoccupante. Quindi quella rivoluzione culturale di cui parlavano Falcone e Borsellino sembra allontanarsi sempre di più, perché poi le mafie hanno bisogno della rassegnazione dei popoli e, come diceva sempre Borsellino, hanno in comune con la politica il consenso. O fanno guerra o fanno pace. Adesso, al di là di singoli che ancora non mollano e di tanti che ancora all'interno ovviamente delle istituzioni fanno efficacemente, con onestà e con bravura il loro lavoro, vedremo in questa nostra breve discussione, cercherò di toccare i vari punti, come però si sta anche profondamente attuando quel piano eversivo che è molto collegato al fenomeno mafioso, che è il piano eversivo delle logge massoniche deviate, che poi sono stati il collante della mia, come dire, espulsione dalla Calabria, la sottrazione delle inchieste, la sottrazione della toga di pubblico ministero. Perché il disegno delle logge deviate è quello di immaginare persone che prendono decisioni in luoghi anche altri rispetto alle istituzioni e utilizzano le istituzioni per ratificare da un punto di vista formale le decisioni che hanno come obiettivo non l'interesse pubblico e il bene comune. Articolo 2, legge 1782, preseduta la legge successiva alla commissione sulla P2 presieduta da Tina Anselmi. E qual era il disegno di Licio Gelli? Era quello appunto di un controllo degli apparati dello Stato, Repubblica Presidenziale, assetto verticistico, neutralizzazione della centralità del Parlamento, soppressione della dialettica tra maggioranza e opposizione, controllo dei mass media, della magistratura, stato di eccezione che deve diventare permanente, criminalizzazione del dissenso. Non entro in temi politici, ma mi sembra che insomma gran parte di quello che è l'obiettivo del piano Propaganda 2, che fu individuato a Castiglione Fibocchi nell'82, se non ricordo male, da due bravi magistrati come Giuliano Turone e Gherardo Colombo, penso che, nonostante Gelli morto, stiamo molto avanti. E quello poi l'ho sperimentato al di là della bibliografia sulla mia pelle. Quindi se oggi noi avessimo, tanto per parlare di economia per esempio, la bacchetta magica o la capacità di prendere un coltello e dividere in due una mela separando da una parte i capitali leciti e dall'altra parte i capitali illeciti, il paese andrebbe in default. Perché le mafie hanno talmente un livello di liquidità impressionante, che deriva soprattutto dal traffico di droga, dalle estorsioni, dall'usura, dal gioco e scommesse, che sono la potenza criminale ed economica delle mafie, che devono riciclare questa quantità di denaro. E quello che non capiscono, non vogliono capire tanti nostri connazionali, che ormai da circa 20 anni le mafie sono particolarmente potenti da Roma in su. Cioè al sud hanno famiglie, hanno radici, hanno interessi, hanno luoghi simbolici che devono mantenere, ma il grosso degli investimenti ormai è tutto dove ci sono, dove c'è il cuore economico e finanziario. Infatti quello che colpisce è l'assoluta, certe volte, impreparazione anche di persone per bene. Io per esempio, quando sono stato sindaco, venivo chiamato non di rado dall'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, avendo la delega alla legalità e alla sicurezza, a parlare di mafie ai colleghi sindaci del nord, soprattutto dei comuni medio-piccoli, e di come si potesse fare per cercare di comprendere le modalità con cui le mafie penetrano come una lama nel burro all'interno delle amministrazioni locali, se non c'è una capacità, una competenza, un'esperienza. Non è facile, cioè non è facile accorgersi che chi sta accanto a te è un Giuda. E questi ormai hanno i figli che si laureano a Luis e alla Bocconi, hanno commercialisti, fiscalisti, avvocati, architetti, ingegneri, cioè non c'è l'andrangheta con la coppola e con la lupara. Poi sono in grado anche di sparare, sparano bene, hanno killer di precisione,
probabilmente stanno prendendo anche molte delle armi che stiamo mandando in Ucraina, poi ci torneranno sicuramente alle mafie di tutto il mondo, altro argomento di cui non si parla. Quindi loro sono ben armati, se dovessero utilizzare, come anche hanno utilizzato pure in epoca recente, dei bazooka per far saltare delle autovetture blindate in cui c'erano boss di cosche avversarie che si dovevano ammazzare, gli episodi più recenti sono accaduti in particolare nella provincia di Crotone, ma anche nel Vibonese, loro sono in grado di farlo. Ma nei confronti dei servitori dello Stato, i più lungimiranti sono gli 'ndranghetisti. Guardate le persone che ricoprono incarichi politici, istituzionali o di livello, diciamo, pubblico, che sono stati ammazzati dalla 'ndrangheta nel corso degli ultimi anni. Pochissimi. Scopelliti è stato un favore che la 'ndrangheta ha fatto a Cosa Nostra. Poi abbiamo il sovrintendente Aversa alla Lamezia Terme, Ludovico Ligato, il presidente delle Ferrovie dello Stato, e Francesco Fortugno, vicepresidente della Regione Calabria nel 2005, il quale omicidio per alcuni aspetti mi sono anche occupato come pubblico ministero. La 'ndrangheta è l'organizzazione più forte, ma senza alcun dubbio. Cosa Nostra forte, ma è stata anche smantellata non poco, perché ha avuto molti devastanti collaboratori di giustizia. La Camorra è un'organizzazione che è cresciuta, che sa colludere, che ha una grande capacità economico-finanziaria, come anche la Sacra Corona Unita, ma sono più bande che si contrappongono, non c'è quella intelligenza strategica che ha avuto Cosa Nostra e che ha l'Andrangheta. L'Andrangheta a livello calabrese, romano e nord Italia ormai penso che condiziona in maniera enorme la vita economico, finanziaria, politica e sociale del nostro paese. Io nella mia esperienza di magistrato ho visto delle cose che all'inizio, quando raccontavo ai magistrati, denunciavo, insomma ormai questa non è bibliografia solamente, sono atti giudiziari. Devo dire, all'inizio non venivo creduto, tant'è che dovevo girare sempre con documenti perché le parole potevano apparire eccessive rispetto a quello che ho visto con i miei occhi e che ho documentato, al punto tale che hanno messo in campo, e questo me lo riconoscono in diversi, per la prima volta il vero laboratorio criminale della fase post-trattativa è quello che hanno sperimentato proprio nelle vicende calabresi, dove per la prima volta nei confronti di un gruppo di magistrati, carabinieri, poliziotti, finanzieri, consulenti, che stavano toccando con alcune attività investigative il cuore di un certo tipo di sistema criminale, sono intervenuti senza l'utilizzo di armi letali da un punto di vista fisico, ma appunto con una serie di strumenti che da un punto di vista della legalità formale sono stati devastanti. E qual è la novità su cui secondo me ci dobbiamo concentrare per capire come opera la borghesia mafiosa o anche le massomafie, eccetera, perché questo è il livello di cui bisogna occuparsi? È il controllo del denaro pubblico, che è un tema molto attuale. Pensiamo al PNRR e pensiamo ai fiumi di denaro pubblico che costantemente si sono riversati nel nostro paese. Le mafie non hanno bisogno del denaro pubblico per arricchirsi, perché come vi ho detto prima, loro hanno, pensiamo alla 'ndrangheta, è tra le organizzazioni che ha il controllo mondiale insieme ai colombiani e ad altri cartelli internazionali della droga. Pensiamo al gioco e scommesse, che è una quantità di denaro, estorsione, usura, cioè che gli importa a loro di un po' di denaro pubblico? Non è la somma. Il denaro pubblico è il mezzo per cementificare i rapporti con la politica, le istituzioni, l'economia e la finanza. Cioè il denaro pubblico si serve per entrare nella stanza dei bottoni. E io, per esempio, così vi racconto in estrema sintesi come funziona anche il meccanismo con cui la borghesia mafiosa, i sistemi corruttivi, perché poi corruzione e mafie vanno molto ovviamente a braccetto, perché le mafie hanno proprio nel denaro, nel profitto, nel controllo del territorio e nel potere la loro ragione di esistere. E come scoprimmo poi questa centrale criminale, mettiamola in questo modo, che controllava alla fine tutto il fiume di denaro pubblico che si riversava in Calabria. Ricordo che più o meno
riuscimmo a lavorare su circa 10 miliardi di euro. Parliamo del 2004-2007, quindi è come se oggi parlassimo di una quantità di 100 miliardi di euro, mezzo PNRR, insomma, per capirci. Loro, innanzitutto, e questo è un altro tema attualissimo, sistema criminale, sistema corruttivo, devianze all'interno dello Stato e criminalità organizzata dei colletti bianchi preferiscono i poteri emergenziali. Quindi attenzione e diffida quando ci sono stati di emergenza, commissariamenti e stati d'eccezione. Perché in un paese normale, anzi, potrebbero essere strumenti per superare un'emergenza. Quando tu vedi che la sanità è commissariata per 20 anni, quando l'acqua è commissariata per 20 anni, quando commissariano i depuratori, l'ambiente, i rifiuti per 20 anni, è chiaro che lo stato di emergenza diventa lo strumento per derogare alle norme ordinarie. E se oggi ascoltiamo un dibattito, oggi stasera, apriamo una televisione, vediamo che c'è il dibattito, che il governo agita il fatto che si eliminino, per esempio, TAR e sovrintendenze perché vogliono avere mani libere, poteri speciali e mettere un fiume di denaro pubblico. Che ripeto, se fossimo in un paese normale, a bassissima densità mafiosa e corruttiva, potrebbe anche essere, come dire, non il TAR e la sovrintendenza, però dire diamo poteri speciali. Invece qua è come affidare la banca del sangue a Dracula. Quindi loro utilizzano gli strumenti emergenziali per non applicare le norme, affidare in maniera diretta lavori e creare una serie di strumenti in cui c'è anche una pervasiva confusione tra controllori e controllati. Quindi noi un pochino alla volta iniziamo a lavorare su fatti apparentemente singoli: sanità, depurazione delle acque, rifiuti, infrastruttura, appalti. E sembravano vari episodi di corruzione, di associazioni mafiose, appalti truccati. Poi nel lavorare per molti mesi e per molti anni su diverse inchieste ci rendemmo conto che c'era un filo conduttore, che c'era un collante, che era fatta da queste modalità, per farvi capire come poi si legalizza tutto, tra virgolette, che diventa tutto molto difficile ma anche tutto molto facile. Se uno lo volesse individuare, fa bene a dire Piero che troppi si girano dall'altra parte, non ci vogliono degli scienziati certe volte per capire. Questi avevano creato una quantità enorme, cioè le centrali che erano gli uffici dei vari commissariamenti delle varie strutture, le regioni creavano praticamente una serie infinita, ma proprio a decine, di società miste pubblico-private attraverso le quali arrivava tutto il denaro dalle strutture regionali e commissariali. Erano denaro in gran parte i fondi tradizionali, quelli regionali, una buona parte fondi nazionali, la gran parte fondi europei. Una quantità di denaro che avrebbe potuto fare della Calabria la Svizzera d'Italia. 1.800.000 abitanti per quel fiume di denaro pubblico, ma tranquillamente si sarebbe potuta avere la piena occupazione e servizi di qualità per tutti. In queste società, quale fu la scoperta? Divise 51 e 49, quindi società miste. La parte pubblica, e questa non è una particolare novità perché venivamo da Tangentopoli del 92, era 10 anni dopo più o meno, nella parte pubblica una totale lottizzazione politica in maniera assolutamente consociativa e trasversale, chiamiamolo il partito unico della spesa pubblica, dove i partiti e gli esponenti politici facevano finta di litigare in televisione e poi nelle intercettazioni telefoniche, ambientali, nei documenti e nelle cose andavano perfettamente d'accordo. Cambiavano solo le quote a seconda di chi vinceva le regionali, se vinceva una parte politica, e la Calabria è l'unica regione d'Italia in cui c'è una perfetta alternanza da sempre tra centrosinistra e centrodestra. Ma la scoperta, quella che poi ci fece capire che c'era un blocco sociale dove un 5% della popolazione condizionava l'intera vita di una regione dove l'economia privata è flebile e dove tutto, quasi tutto ruota sulla spesa pubblica, e ovviamente l'indotto che ruota attorno alla spesa pubblica, è la parte privata. Perché la parte privata c'erano una serie di professionisti, apparentemente, perciò dicono che ci voleva un grande genio. Bastava poi capire chi erano questi professionisti, sempre gli stessi,
E notavi che molti di questi professionisti, c'era la sorella del magistrato, il fratello del generale dei carabinieri, il figlio del dirigente che doveva controllare se i fondi venivano utilizzati in maniera corretta. Insomma, funzionava in questo modo. Tu imprenditore, tu agricoltore, tu commerciante, tu disoccupato, hai un diritto a partecipare a un bando, a un finanziamento, a un contratto di sviluppo? Certo che sì, ma il potere ti faceva capire che quello non è un diritto, è una concessione che ti dà chi ha il potere. In cambio di quella concessione ti indica chi deve lavorare per realizzare opere o servizi, chi devi assumere, ecco perché una di queste indagini si chiamò Why Not, perché nasceva da una società interinale che faceva intermediazione proprio nel lavoro, in una terra assetata di lavoro, e poi alla fine ovviamente ti ricordavano che dovevi votare chi ti faceva vivere, altrimenti sopravvivevi. E questo io la capì da un punto di vista antropologico di come funzionava la situazione, appena 26enne presi le funzioni di pubblico ministero in Calabria. E un avvocato nel bar del tribunale a Piazza Matteotti mi disse questa frase che mi accompagna spesso nella vita di tutti i giorni: dottor, ma lei a chi appartiene? Io avrei dovuto rispondere: mia madre si chiama Marzia, mio padre si chiama Giuseppe. Chi appartiene è che tu, se non appartieni, a chi devi appartenere? A una lobby? A una mafia? A una corrente in magistratura alla quale non mi sono mai iscritto? E allora come arrivammo al cuore del sistema? Io ovviamente ve lo dico in maniera sintetica, e individuammo che queste ramificazioni arrivavano a Roma, arrivavano a Milano, arrivavano a Bruxelles, e quindi era un filo, e c'era un patto tra politica e istituzioni romane, nazionali e meridionali. Ecco il patto scellerato in cui le mafie allignano. Cioè le mafie utilizzano il mezzogiorno come luogo da depredare, da prosciugare, e utilizzano un pezzo di classe dirigente meridionale inferiore, perché la maggior parte dei soldi, e noi individuammo tutto il percorso, andava quasi tutto, cioè le mazzette rimanevano sul territorio, ma il grosso arrivava a finanziare illecitamente partiti, arrivava a finanziare esponenti politici nazionali di vari schieramenti, arrivava nelle grandi multinazionali e società. Se voi vedete le grandi multinazionali e società come depredano il mezzogiorno, ed una di queste indagini riguardava per esempio una grande multinazionale di cui si parla molto anche in questi giorni a proposito del gas, che aveva interrato 30.000 tonnellate di ferriti di zinco provenienti dalla pertusola sud di Crotone, come se fosse l'Ilva di Taranto, nelle campagne della provincia di Cosenza, dove si producevano ottime clementine ed arance. 30.000 tonnellate di ferriti di zinco, poi bonifici. Quindi un territorio da saccheggiare. E per farvi comprendere le mafie di ultima generazione come operano, cercando di provocare il sonno della ragione, l'assuefazione delle coscienze, la narcotizzazione, con il fatto della legalità formale. E su questo voglio aprire fare un passaggio. Allora, il tritolo, dico una cosa forte, il tritolo è chiaramente più devastante, innanzitutto per chi lo subisce, perché finisce di vivere. Da un punto di vista della reazione, il tritolo scuote. Vediamo che cosa è successo dopo Capace e Via D'Amelio. Non c'era un cittadino italiano che non avesse un lenzuolo, come oggi la bandiera della pace che c'ha Roberto, che non avesse un lenzuolo fuori al balcone. Non c'era una città e un comune d'Italia che non abbia fatto un corteo, una fiaccolata. Quindi le mafie hanno capito che con quella strategia e attaccare al cuore lo Stato e i suoi servitori, chiaramente eliminava fisicamente il soggetto e lo toglieva di mezzo, ma scatenava reazioni, emulazioni. La generazione dei magistrati come me si sono formati in un certo modo, con una certa spinta ideale, anche per quelle bombe. Non per vendicare, ma perché ci ha scosso le coscienze, ci ha fatto essere donne e uomini in un certo modo. Io vedevo donne di 27 anni che facevano processi in 'ndrangheta fino al nono mese di gravidanza,
con nessuna paura e con nessun tentennamento. Quella spinta ideale oggi si è persa. Invece, se tu uccidi professionalmente un parroco, un magistrato, un poliziotto, un sindaco, innanzitutto, se la storia rimane, come accade purtroppo, sconosciuta, tu hai prodotto praticamente un danno devastante per la democrazia. C'è il tema del colpirne uno per educarne cento, l'accompagnamento delle campagne mediatiche odiose che fanno pensare alla gente, vabbè, ma se hanno colpito quel, se hanno trasferito quel magistrato, se hanno fermato quel poliziotto, magari chi lo sa chi c'è dietro, perché questo è un altro paese strano. Falcone e Borsellino davano fastidio a tutti i magistrati perché lavoravano troppo, erano troppo bravi, c'era l'invidia, il protagonismo, poi si muore e si diventa eroi. Se invece magari rimani in vita, subisci un accanimento spaventoso, ti uccidono una vita professionale, familiare, economica, istituzionale, ma chi lo sa che c'è sotto, ma chi lo sa, vai a capire, la calunnia, l'anticamera della verità, tante cose che conosciamo. E allora, quando io mi sono trovato di fronte al fatto che in quelle società miste c'era anche l'andrangheta e quindi stavano insieme politica, borghesia, professionisti, parenti stretti di quelli che dovevano controllare e l'andrangheta, è chiaro che quelli non è che non abbiano provato anche con la lettera minatoria, il capretto fuori casa, la finta bomba a mano, le lettere minatorie, ma ben sapendo che in Italia per fortuna c'è un pezzo di persone che non è in vendita, che non è ricattabile e che il coraggio lo tiene perché se l'è formato col tempo, sono passati appunto alle nuove tecniche con cui le mafie oggi continuano a neutralizzare quelli che Nino Di Matteo chiama irregolari, che dovrebbero essere normali. Ma anche qui Domenico Starnone fece un pezzo sul Manifesto un po' di anni fa sull'Italia della normale devianza, dove i normali vengono fatti passare per sovversivi, ribelli, disobbedienti e quant'altro, e i deviati, che una volta erano il servizio segreto deviato, i singoli deviati, oggi diventano normali e utilizzano proprio la legalità formale. Quindi strumenti che la storia già ci aveva consegnato nel Novecento per fatti ben più devastanti come quelli del nazifascismo, dove passava tutto attraverso la legalità formale, oggi siamo che le mafie utilizzano quegli strumenti. E quindi il tentativo di isolamento, la delegittimazione, nel caso mio un profluvio di interrogazioni parlamentari, inchieste, ispezioni, denunce... E quindi se si muove lo Stato capisci che c'è una ragione di Stato che impedisce al nostro paese di essere democratico fin in fondo, da Piazza Fontana, Moro, alle stragi, Bologna, Ustica, Via D'Amelio, Capaci, per poi gli episodi, i fatti più recenti, meno drammatici sul piano militare, ma altrettanto drammatici sul piano democratico, perché poi quando per esempio i magistrati onesti o i poliziotti, i carabinieri onesti o altri servitori dello Stato onesti vengono fermati, comunque è un attentato alla vita democratica, alla verità, alla giustizia, indagini interrotte, processi che non possono andare avanti, vite spezzate, ma tutto questo fa meno rumore proprio perché si utilizza il silenziatore. E anche le riforme degli ultimi anni, per esempio sulla magistratura, penso alla riforma Mastella che fu fatta proprio sulla mia vicenda del 2007 e alla riforma Cartabia più recente, che tipo di magistrato delinea? Non il magistrato costituzionalmente orientato del potere diffuso, dell'obbligatorietà dell'azione penale, dell'uguaglianza di cittadini di fronte alla legge, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma quel magistrato che anche qui descrive un secolo fa, in ben altro contesto, Piero Calamandrei, in un libro molto bello, Elogio dei giudici, scritto da un avvocato, che è il magistrato conformista, magistrato burocrate, quello ammanato di agorafobia che previene le raccomandazioni prima ancora di riceverle, quello che interpreta il diritto in maniera gradita al potere. Guardate, io non dovevo fare dei reati per rimanere in magistratura. Basta che dormivo, come ha detto Piero, basta che non facevo il mio lavoro approfondendo, tranquillo,
facevo i miei processi, andavo avanti. Oggi, con l'età che ho, magari vi facevo questo incontro, ci facevamo un incontro da più o meno i colleghi della mia età, oggi fanno i procuratori aggiunti in grandi città, qualcuno anche il procuratore della Repubblica in una città media. Ma allora quel giuramento che noi facciamo alla Costituzione che valore ha? L'autonomia e l'indipendenza della magistratura non devono essere un privilegio, ma la garanzia del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E quando fai il magistrato ti puoi trovare il ladro di galline, ti puoi trovare l'immigrato clandestino, ti puoi trovare lo stupratore, ma ti puoi trovare anche quello che si è mangiato mezzo paese. Quando individui quello che si è mangiato mezzo paese, scopri che purtroppo sta vicino a te. I principali Giuda della vicenda che mi ha riguardato sono stati i miei superiori, i miei capi, oltre il Consiglio Superiore della Magistratura e tanti organi, ma non voglio parlare della mia vicenda, ne parlo semplicemente perché attiene all'argomento e mi piace parlare di cose che traducono in fatti in realtà ciò che altrimenti può sembrare dottrina, può sembrare bibliografia, può sembrare ragionamento, romanzo. No, purtroppo la realtà è peggio di quella che viene romanzata e io credo che noi dobbiamo parlare di criminalità organizzata, di mafie e anche sotto il profilo della prevenzione, perché da magistrato ho potuto vedere l'aspetto patologico, cioè come le mafie operano, e quindi cercare attraverso non la custodia cautelare, che utilizzavo pochissimo, perché non sono un giustizialista e penso che in galera si debba andare in particolare dopo la sentenza definitiva, mentre invece noi siamo un paese che abbiamo decine di migliaia di persone condannate in via definitiva che non vanno in galera e decine di migliaia di persone in custodia cautelare, poi alcuni dei quali magari vengono assolti. Quindi la funzione anticipatoria della pena, il processo come una pena che dura una infinità. Noi dobbiamo capire e ricostruire invece il canale economico, finanziario, il riciclaggio, il reimpiego, i documenti, i bilanci, i soldi, acquisire carte, interrogare persone. Questi sono i metodi tradizionali, semplici, dove per poter andare a fondo devi avere delle caratteristiche fondamentali per sconfiggere la borghesia mafiosa. L'onestà, che da sola non serve, non è sufficiente. La libertà, non appartenere, autonomia, dipendenza, competenza, coraggio e sacrificio. Sacrificio, perché oggi fare queste indagini, contrastare il livello più alto delle mafie, devi essere un uomo libero, non può essere ricattato. La mia esperienza di uomo delle istituzioni mi fa dire che tra il popolo, le persone semplici, io credo che questi valori sono anche diffusi. Ma nelle istituzioni a livelli apicali, cioè quelli con cui mi sono confrontato io da magistrato e da sindaco, le persone che hanno questi requisiti, tutti insieme, sono la minoranza. Perché quando arrivi al condizionamento, là non c'è manco bisogno della minaccia. Perché siccome tu arrivi, scavando, alla porta accanto della persona che tu conosci, questo è il tema. Guardate, il tema è veramente complicato e si vive molto di simboli, cioè là si ostenta il fatto di appartenere a uno stesso sistema. E da sindaco è stata interessante l'esperienza di magistrato, perché seppur pesante sul piano personale, che mi ha portato a una caduta dalla quale poi mi sono dovuto rialzare, però mi ha portato un'esperienza tale che io nella città forse più complessa d'Italia sono riuscito a lavorare in maniera tale da evitare che le mafie potessero, la camorra in particolare, potesse entrare. Quindi eliminando, no, tutto quello che avevo imparato, tutte le strutture emergenziali, tutti i subappalti, tutte le esternalizzazioni, le consulenze esterne, gli affidamenti diretti. È un lavoro esattamente contrario, perché le mafie poi vivono su tutte queste forme di denaro. Quando segui invece le procedure ordinarie ti può capitare la collusione del singolo, e per carità c'è stata la collusione del singolo funzionario, del singolo dipendente, del singolo componente di una società partecipata, ma rientriamo, voglio dire, in quella fisiologia della vita di tutti i tempi. Il problema è scardinare quel sistema dove alla fine vedi in alcuni salotti in cui partecipano alla fine tutti, e bisogna starne lontani. Del resto, per dirvi quanto questo tema, quando lo tocchi, lo investighi e vai a fondo,
è il tema che in questo momento preoccupa, perché il sistema criminale teme le persone che hanno quelle caratteristiche e la fine del sonno del popolo. Cioè, se la gente si sveglia e reagisce e riesce a fare scudo nei confronti delle persone che si caricano pro tempore di ruoli delicati e iniziamo a iniettare sangue pulito all'interno delle istituzioni della politica, loro temono questo rimescolamento. E uno dei principali responsabili, per esempio, di quello che fu poi la sottrazione delle mie indagini, un personaggio molto noto che era indagato anche per tutto per violazione della legge Anselmi e che fu tra i principali responsabili anche del mio allontanamento dalla Calabria, e poi le vicende col tempo sono state tutte chiarite, si utilizza quel termine che a me piace fino a un certo punto, che il tempo è galantuomo, quasi a fare dare un bel vestito pulito a tutto ciò di violento che lo Stato ha messo in campo. Questa persona, che poi per 12 anni ha continuato a lavorare in maniera indisturbata, era individuato un po' come l'anello di collegamento tra i principali boss dell''ndrangheta, la politica, ma soprattutto la magistratura e gli apparati di controllo, viene arrestato 2 anni fa con 2 indagini molto delicate della DDA di Reggio Calabria e della DDA di Catanzaro per associazione mafiosa, ed è uno dei principali imputati in questo momento del processo Rinascita Scott, che si tiene all'aula bunker di Lamezia Terme ed è il più importante processo di mafia che in questo momento si sta celebrando in Italia. Questo a un certo punto, infatti la cosa mi ha sorpreso molto, l'ho letta perché un mio amico poliziotto calabrese me l'ha fatta avere, perché c'è traccia solo in qualche sito calabrese, ma nessun giornale di livello nazionale ovviamente l'ha raccolta. Questo ha fatto spontanee dichiarazioni 6 mesi fa, quindi vedete i fatti come sono attuali e come il mondo delle massonerie deviate è il collante di tanti fatti che succedevano e succedono. Questo nel rendere spontanee dichiarazioni, che come sapete uno può dire quello che vuole, imputato, quindi sono dichiarazioni non a domanda risponde, questo si proclama innocente, dice non c'entro niente, semplicemente mi trovo qua e parla ai boss, in particolare Mancuso e Piromalli, che sono le 2 principali organizzazioni mafiose in questo momento operanti in Italia, nelle zone di Gioia Tauro, nella piana di Gioia Tauro e del Vibonese. Dice, io l'origine dei miei guai risale all'anno 2007, quando un giovane pubblico ministero di Catanzaro, il dottore De Magistris, si inventò che in Calabria ci sono le massomafie. Quindi è chiaro che se noi non capiamo che questo livello mafioso ormai è arrivato dove non doveva arrivare, se noi non mettiamo in campo un'azione forte di ricambio sicuramente generazionale, ma con una spinta ideale, non con persone che entrano nelle istituzioni con l'idea, come dire, di accomodarsi, di detenere il potere per il potere, non pensare che il lavoro, alcuni lavori sono lavori che sono ai limiti della missione. Noi non ne usciamo, non ne usciamo, perché il livello è talmente alto di penetrazione che quella trattativa ha portato i suoi effetti. E poi, nell'avviarmi a concludere, perché Piero mi aveva detto un'oretta per poi passare a una fase di dibattito, anche la trattativa non è una novità del nostro paese, in cui si intrecciano mafie e altri poteri. Noi recentemente abbiamo, qualcuno di noi ha visto, per esempio, il docufilm su Aldo Moro. Aldo Moro, dove non si è voluto trattare per la liberazione di Aldo Moro, vicenda ancora molto oscura per la verità, ma abbiamo in Italia un unico caso, magari non conosciuto da molti, ma che andrebbe approfondito per chi è appassionato di cronaca giudiziaria, ma anche di fatti politici e istituzionali del nostro paese. L'unico processo passato in giudicato, cioè in cui c'è una sentenza definitiva, quindi a verità giudiziaria, è il processo per la liberazione di Ciro Cirillo. Ciro Cirillo, parliamo dell'anno 1981, dopo il terremoto dell'80, Cirillo era il più importante assessore regionale in quel momento della DC,
e che era delegato a gestire tutto il fiume di denaro. E c'è sempre il fiume di denaro, c'è sempre il fiume di denaro, che doveva gestire il fiume di denaro pubblico destinato dalle strutture emergenziali per la ricostruzione post terremoto in Irpinia, in Campania e in Basilicata. Bene, il processo passato in giudicato che cosa dice? Che la liberazione di Ciro Cirillo fu frutto di una trattativa cui parteciparono le Brigate Rosse, i vertici delle BR, la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, che all'epoca era l'organizzazione camorristica più forte in Campania, con un omicidio al giorno come media nella provincia di Napoli. I vertici dei servizi segreti, SISMI e SISDE, il servizio militare, SISMI, Servizio per l'Informazione per la Sicurezza Militare, SISDE, Servizio per l'Informazione per la Sicurezza Democratica, a cui vertici c'erano Musumeci e Belmonte, entrambi iscritti alla P2, e i vertici della Democrazia Cristiana nella persona del presidente Flaminio Piccoli e del segretario Antonio Gallo. Quindi praticamente lo Stato, le BR, la Camorra, i servizi. Questo non è un romanzo, non è Saviano che parla, non è Purgatori che fa la sua trasmissione televisiva o report, questa è una sentenza. Quindi è chiaro che oggi, per contrastare la criminalità organizzata, che è anche qualcosa di più delle mafie di tipo tradizionale, c'è bisogno di una volontà politica, volontà istituzionale, ma anche una volontà del popolo italiano di caricarsi un'antimafia sociale, di caricarsi una rivoluzione culturale, di sconfiggere quello che è poi il verbo delle mafie, ma non solo delle mafie, che è il denaro. Perché alla fine l'obiettivo è il denaro. Con qualsiasi, nella mia vita di magistrato, di sindaco, di persone poi pentite che fanno altre, ma di magistrato quando interrogavo dagli ergastolani ai collaboratori, alle persone corrotte, eccetera, la finalità è sempre il denaro. Era denaro e potere, non è che c'era altro, non è il ladro di galline. Quindi se è questo, evidentemente c'è anche un modello di società che noi dobbiamo destrutturare e togliere la mentalità mafiosa che c'è in troppi, perché quando loro entrano e non usano più il tritolo, è quasi una mentalità accettabile, quasi una mentalità con cui entrare in contatto. Sono persone che si vestono molto meglio di me, che vivono in condizioni molto più agiate di tutti noi, ma lo fanno anche in maniera morbida in questo momento, lo fanno in maniera assolutamente tranquilla e che vogliono, e per questo il tema è molto attuale, utilizzare potere e denaro pubblico per cementificare tutti i rapporti e condizionare la vita sociale, la vita economica, la vita finanziaria, la vita politica e la vita istituzionale. Quindi credo che la possibilità, e chiudo, di contrastare, non dico sconfiggere sicuramente, ma ci vorrà del tempo, però di contrastare c'è, perché esistono persone nel nostro paese a tutti i livelli che non hanno prezzo, che non si fanno comprare. Quello che però sta accadendo, ed è per questo che io sono abbastanza preoccupato da questo punto di vista, che si paga un prezzo a non avere prezzo. Certo, non c'è prezzo a non avere prezzo, quindi il miglior cuscino può essere sicuramente la coscienza pulita, certamente sì, però se riduciamo le storie a testimonianze abbiamo già perso. Se le storie diventano defibrillatori, elementi per scuotere le coscienze di chi è indifferente, e allora là dobbiamo lavorare, perché le mafie hanno un alleato che è l'indifferente, che non è il neutrale, ma è colui che attraverso l'indifferenza, l'agnosticismo, meno male che a me non mi riguarda, meno male che la mafia sta solo là, meno male che non mi appartiene, ma tanto... E invece questi stanno corrodendo un pezzo alla volta le istituzioni democratiche del nostro paese, tra piani eversivi come quelle della P2, a criminalità organizzata post-trattativa, a colletti bianchi, a legalità formale, al silenziatore, e quindi distruggono le testimonianze nel silenzio, nella assuefazione, vabbè, ma tanto. Addirittura sono magistrati che dicono: se tratti con la mafia torna a essere buona, silenziosa, che non si vede, che non spara, è legittimo.
Io mi sono vergognato di quella motivazione, di quella sentenza. Mi sono vergognato da ex magistrato, da uomo pubblico, da esponente, come dire, di questo paese, da cittadino. Mi sono vergognato, perché come se lo spieghi a chi ci ha rimesso la pelle o non si è piegato che trattare con la mafia, purché la mafia non metta bombe, è un fatto legittimo. E vabbè, allora, abbiamo già sancito che convivere, e allora, senza capire poi, e chiudo davvero, che le conseguenze le paghi. Pensate che il debito del Comune di Napoli, apparentemente non c'entra niente con questa, con questo incontro, il debito del Comune di Napoli, sapete da dove deriva? Noi l'abbiamo investigato a Napoli con un osservatorio indipendente presieduto da Paolo Maddalena. Deriva da due fonti. Quindi il napoletano non ha mai contratto nessun debito, nemmeno i miei predecessori quando ero sindaco. Uno è il debito post terremoto, commissariato di Stato emergenza terremoto, e il secondo commissariato di Stato emergenza rifiuti. Quindi il terremoto è stato una calamità naturale, una calamità camorristica, una calamità speculativa, una calamità politica, e ancora oggi si pagano gli interessi del dopo terremoto. Allora il sistema criminale è un sistema che ormai, col quale ci vogliono costringere a convivere per sempre, per sempre. E io credo che invece noi ci dobbiamo ribellare. Noi che abbiamo ancora la visione, il sogno di un mondo pulito, in cui non sia il denaro l'obiettivo strategico in maniera surrettizia e truffaldina e mafiosa dei nostri, nelle nostre vite, e quindi attraverso la cultura antimafiosa, la rivoluzione culturale, si mette anche la persona, quindi l'essere al centro, che utilizza l'avere per vivere dignitosamente, ma non come obiettivo a tutti i costi per raggiungere il potere. Quindi io mi fermo, perché altrimenti, essendo programmato a resistere, poi è un argomento che mi appassiona, potrei parlare davvero all'infinito, perché veramente, tra l'altro, la mia storia, per quello che può valere, quando qualcuno mi chiama, io accetto volentieri, perché come diceva Pasolini, ormai io l'ho detto a tutti questa cosa, l'ho detto ai magistrati, l'ho detto alle commissioni parlamentari, l'ho detto sui libri, stanno atti, cioè, io le so queste cose, faccio anche i nomi, quindi ho quest'altra, come dire, propensione a fare i nomi, perché credo che sia giusto fare i nomi e non parlare genericamente. Credo che, insomma, sono a disposizione sia di questa scuola, ma sia di chiunque voglia voi approfondire, e anche stasera ovviamente sono a disposizione. Grazie, grazie davvero Luigi. Abbiamo un po' di tempo, un po' di domande da raccogliere, se volete potete segnalarci. Non so se c'è qualcuno che vuole già intervenire. Prego, Pino. Sì, lo faccio io, grazie. Ho ascoltato con molto interesse la relazione di Luigi. Naturalmente sono molte le questioni che meriterebbero un approfondimento. Ne scelgo una tra le tante che mi appassiona in modo particolare, che è quella che riguarda la necessità di instillare, diceva Luigi, sangue nuovo all'interno delle istituzioni. Ora, le istituzioni, soprattutto quelle regionali o dei piccoli comuni, laddove il voto di opinione ha un peso irrilevante, e questo riguarda la Calabria in particolare, ma molte aree sicuramente della Campania e della Sicilia, sono fortemente condizionate dalla criminalità organizzata, quale controlla il voto, compra il voto. Questo è, forse non è stato provato, ma è nel senso comune di tutti i cittadini questo stato di cose, anche perché non si possono spiegare certe carriere fulminanti di persone che accedono agli scanni regionali o addirittura, insomma, in qualche caso al Parlamento, non essendo conosciuti e raccogliendo voti un po' dappertutto. Allora mi chiedo se, vado alla questione che voglio porre, se anche i sistemi elettorali in qualche modo non dovrebbero essere riformati per quantomeno attutire la possibilità che le mafie si organizzino per condizionare il voto. Mi riferisco per esempio al fatto che quando si va alle comunali si possono formare le tante liste sono un'occasione eccezionale
per esempio per raccogliere e comprare voti per poi condizionarlo. Grazie Luigi. Grazie Pino, ti rispondo subito. Effettivamente un tempo te l'avrei risposto sicuramente sì. Oggi ti dico in parte sì, ma è talmente ormai capace la mafia di adeguarsi a tutto che non esistono da questo punto di vista antidoti totalmente efficaci. Per esempio, una delle ragioni per cui eliminarono il voto di preferenza fu da parte di alcuni che votarono positivamente questa riforma, è perché la mafia in quel modo si sceglie la persona da votare. In realtà le mafie si adattano, anche sulle politiche ambientali si adattano. Cioè uno pensa che le mafie sono solo a favore, non so, delle discariche, perché tradizionalmente hanno il movimento terra, le cave, l'autotrasporto. Ma le mafie poi si possono tranquillamente diventare pro impianti e quindi tutto ciò che calcestruzzo, inceneritori, impianti di compostaggio, l'eolico. L'eolico in Calabria, quanto Pino, tu sei calabrese, quante ne abbiamo visti in Calabria di parchi eolici strani? Anche lì vai a comprare, ti prendi il terreno, vai da quello, interessi sui terreni, come una volta c'erano interessi per fare una lottizzazione abusiva, oggi per fare magari un parco eolico, il sindaco magari in un caso sta un po' zitto perché ha una compensazione, mo c'è questa cosa delle compensazioni, no, compri, fai il rigassificatore, ti do la compensazione, allora il parco eolico, il sindaco non c'ha soldi, perché è vero che non c'hanno soldi, sì, quello arriva, c'è un milione di compensazioni, come no, buttiamo giù 800 faggi e ci mettiamo 10 pale da 200. La mafia in realtà è anche ambientalista, sa essere, cioè ha delle capacità incredibili. Io credo che probabilmente in questo momento, non solo per le mafie, ma anche per la democrazia del nostro paese, il ritorno al sistema proporzionale probabilmente è quello più efficace, cioè quello di distribuire e non concentrare, perché loro sono abilissimi a capire dove si sposta, diciamo, il vento per poter governare e dominare. Perché le mafie ovviamente non hanno colore politico, ormai questo è abbastanza conclamato, seppur alcune forze politiche sono più vicine sicuramente a organizzazioni mafiose, ma ormai sono talmente capaci di arrivare ovunque. Bisogna fare in modo che chi non è mafioso non venga però bucato. Ecco la competenza. Perché il rischio è che la persona per bene, a livello anche parlamentare, se non ha una cultura, una preparazione, una capacità di intuire, oggi è molto difficile, quindi puoi trovare che a fianco a te, anche nello scrivere una legge elettorale, ti trovi quello che alla fine è un referente di un'organizzazione mafiosa. Le leggi elettorali, per esempio, e chiudo, quella del sindaco, devo dire funziona, non male, con tutti i limiti, perché pure là entrano consigli comunali, eccetera. Però nei confronti del sindaco, con l'elezione diretta, là si riesce a maggiormente arginare un intervento, diciamo, pesante dell'organizzazione, perché il sindaco può, se è una persona, come dire, per bene, riuscire anche a stabilire un rapporto diretto con la popolazione, farsi le liste e non dipendere, essere ricattato da singoli spezzoni. Quindi quella è una legge che dal punto di vista, diciamo, mafioso ha sicuramente dei suoi pregi. Grazie. Grazie. C'era Pino Greco che ti ha sentito intervenire, passiamo da un Pino a un altro. Sì, sì, siamo due Pini, tutti e due calabresi, e io sollevo un problema di tipo, cioè, Pruso subisce e sente che lì c'è un'azione intimidatoria. È difficile che in queste zone trovi, diciamo così, dei sostegni aperti da parte dei cittadini e delle popolazioni, perché sono zone in cui, diciamo, c'è una cultura pervasiva della mafia, come ha descritto bene De Magistris. Allora io penso che sarebbe importante lanciare l'idea che le organizzazioni sociali, a partire soprattutto dai sindacati, ma non solo, dai partiti, costituissero dei pool di avvocati, diciamo così, popolari, dei cittadini, ai quali il cittadino isolato si può rivolgere per trovare consigli, per trovare sostegni. Invece
quando uno subisce un ricatto, un'ingiustizia o tutto quello che la mafia fa, perché la mafia in Calabria è un problema mondiale, cioè la situazione della Calabria non la devo spiegare io a De Magistris, è lui che me la spiega a me, anche se io che sono nato lì e sono figlio di un ex carabiniere, so bene quanto sono subito le culture, i metodi, è solo il potere, ma lì è il potere molto consolidato da un prestigio, da un consenso che viene costruito giorno per giorno, no? Sono cose note. Poi però quando deve reagire questo cittadino, dove va? Spesso anche i carabinieri non sono affidabili, come sappiamo, e come sa anche la gente, che non sono sempre affidabili i carabinieri, soprattutto nelle zone in cui c'è questa situazione, diciamo, apparentemente tranquilla, no? Dove non succedono quasi mai fatti eclatanti. Allora io propongo, lancio quest'idea, che le forze, diciamo così, antimafia costituiscono dei pool di persone competenti, avvocati, insomma, giuristi, che siano di sostegno al cittadino, una specie di come dire, di soccorso legale, perché se non c'è questo, il cittadino è isolato, il cittadino è solo, e quelli invece sono molto organizzati e molto uniti. Diceva giustamente De Magistris, la mafia c'ha i commercialisti, c'ha gli avvocati, la mafia manda i figli a studiare l'inglese in America, la mafia, cioè, è una struttura, diciamo, agguerrita e competente, è competente. L'antimafia lo è? Ci pensa a fornire queste competenze? Perché, ecco, io penso che la battaglia sarà lunga, però se noi, diciamo così, non la impostiamo con diciamo, i piedi per terra, rischiamo di essere, diciamo così, dei proclamatori di giusti principi, ma che non riescono poi a smuovere le cose. Sì, ho sentito bene, c'è stato solo un paio di momenti della voce, però è molto giusto, in parte già così, cioè nel senso, per fortuna ci sono associazioni che nel campo, diciamo, soprattutto del racket e dell'usura, ma non solo, che operano anche un'assistenza legale, un'assistenza economica, seppur devo dire anche lì, senza generalizzare, un po' di calo di tensione, un po', diciamo, di qualche appannamento c'è. Ma la riflessione che faceva il secondo Pino della nostra chiacchierata è molto giusta. I simboli e la fiducia. Io voglio essere testimone, consentitemelo di dire, perché io spesso giro l'Italia e difendo il popolo calabrese. Perché? Perché il popolo calabrese, tra i vari marchi che ha addosso, c'è quello di essere omertoso e connivente. È diverso. Io avevo la fila davanti alla procura. Avevo la fila. Il calabrese, come il meridionale, ma forse oggi come oggi anche l'italiano, consentitemelo di dire, è semplicemente diffidente. Perché conosce. Cioè, vi racconto questo fatto, senza fare nomi, sono nel libro, negli altri libri, non lo faccio stasera per buon gusto, di un delicato processo che stavo facendo a Catanzaro, su una serie di appalti, dove erano imputati anche molti costruttori, all'epoca uno era il più importante, tra i più importanti della Calabria. Un processo con prove schiaccianti, perché aveva addirittura, attenzione, un'udienza preliminare, per chi non sa di diritto, non era il dibattimento, condanno, assoluzione, si doveva semplicemente decidere se mandarlo a giudizio a fare un processo o prosciolto. C'era un dirigente del comune che avevo convinto a collaborare con tanta fatica, quindi avevamo intercettazioni, testimoniali. Diciamo, secondo me c'erano già prove per una condanna, ma sicuramente per un processo, men che mai per non andare manco a processo. Un po' mi era insospettito perché durante il processo il marito del giudice, della giudice, in pochi mesi era diventato da impiegato, era passato a dirigente di un'importante società di telecomunicazioni, ma questo dissi può essere una coincidenza, non mi volevo far suggestionare. Ma furono tutti prosciolti.
Quello che voglio raccontare è che due giorni dopo, casualmente, io stavo con mia moglie a cenare in un ristorante di Monte Paone, che è una bella località marina vicino Soverato. Di fronte al mio tavolo, veramente una casualità, c'erano la giudice e il marito, il costruttore e la moglie. Due giorni dopo il processo, processo di cui erano piene tutte le pagine dei giornali calabresi. Cioè, il messaggio qual era? A chi aveva denunciato? Qua comandiamo noi. E quando mi hanno, io ho questo senso di colpa, avendo convinto tanta gente a collaborare, non mafiosi, cioè cittadini che hanno denunciato, magistrati, politici, dirige, un coraggio maggiore di quello della mia città. Ecco, arrivo al punto, vedete che gesto di onestà intellettuale, altro che conniventi omertosi. E alcuni di loro mi dicevano: dottore, ma quando poi la fermeranno? Perché la fermeranno, dottore, non la fanno andare avanti, noi conosciamo i meccanismi. Di noi che fine fa? Che fine facciamo? E io, da uomo dello Stato, dicevo: non vi preoccupate, a parte che spero che non mi facciano fuori, e credo di no, li cercavo di tranquillizzare. Poi ho detto: c'è lo Stato che cammina su gambe di altri. E forse, non dico che sapevo non di mentire, però vedi il popolo. E quando mi trasferirono, io ricordo ancora, perché poi c'ho una buona memoria, un benzinaio sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Era notte, io mi fermai a fare benzina, ero stato appena trasferito dal CSE. Questo mi fa: dottore, sapete che vi dico? E 100.000 calabresi hanno raccolto le firme per non farmi trasferire. Oh, 100.000! 100.000! 1.800.000 abitanti, 100.000 per un magistrato forestiero, il calabrese per il forestiero, cioè si espone, ma lo deve amare. Quando lo ama, non è un amore superficiale, diventa una roba importante. Io perciò amo ancora quella terra, perché so discernere, ma sto tra le istituzioni che mi hanno colpito e il popolo. E questo qua, a un certo punto mi dice: sa, dottore, quello non è tanto quello che hanno fatto a lei, perché lei fa il magistrato, alla fine l'ha messo in conto. Io dissi: è certo che sì, avevo capito. Mi ha detto: è quello che hanno fatto a noi. Perché colpire una persona che fa un determinato lavoro, che infonde fiducia nello Stato, significa mettere in campo un messaggio devastante. E allora è chiaro che scatta poi in un territorio già difficile, come ha raccontato Pino Greco, già difficile, dove già è difficile denunciare, magari a Cosenza è leggermente più facile, ma valla a fare in un comune dove c'è il controllo dell'aria, altro che il controllo del voto, e dove pure c'è gente che poi alla fine riesce a scuotere. E come, e chiudo, è come quando andai alla prima scuola che stavo in Calabria, allora. Ed era a Locri, dove io andai a 27 anni, mi chiamò una dirigente di un liceo di Locri. Mi disse: dottore, lei sarebbe disponibile? Insomma, ho sentito parlare di lei, che è disponibile ad andare nelle scuole, vuole venire a Locri a parlare con i ragazzi? Ho detto: certo che sì. Ho detto: tenga però presente che in questa scuola ci sono molti figli di boss e l'andrangheta. Ho detto: vabbè, meglio. Ho detto: meglio, perché così diamo più un senso evidentemente a questo mio intervento. Andai là, stemmo 2-3 ore, fu un incontro secondo me molto bello, molto domande, vedevo i ragazzi complessivamente attenti. Poi dopo 2-3 giorni mi chiamò la prese e disse: sa, dottore, volevo raccontare una cosa. Il giorno dopo del suo incontro sono venuti alcuni genitori di sti ragazzi, hanno detto: ma è venuto un magistrato forestiero da fuori che ha messo delle strane idee in testa ai nostri ragazzi. E ha detto: presi, allora è andata bene, perché vuol dire che in famiglia si è parlato, si è discusso. No, noi dobbiamo scuotere, cioè questo ha un senso, fare il professore, il magistrato, il giornalista, il parroco, a seconda del sindacalista, no? E la gente, quando comincia a avere fiducia, è là che il sistema ha paura. Se si crea un rapporto tra gente delle istituzioni per bene e la gente che si scuote. Quando questo non accade, e allora là ti devi preoccupare, perché là non si sa più niente, tutto silente, tutto dorme, tutto non si scuote. E quindi volevo portare, approfittando di questa domanda, la testimonianza che non è una connivenza antropologica, è una diffidenza, perché non sempre lo Stato si merita la fiducia dei suoi concittadini.
Grazie Luigi, c'è Giuseppe Ragno. Allora, ho sentito con moltissima attenzione tutto quello che Luigi ha raccontato, che poi, dato il rapporto di amicizia, in grande parte conoscevo, ho conosciuto attraverso i libri. L'ultima cosa che ha detto, che richiama in qualche modo il ruolo che può avere la scuola in tutto questo, insomma, un ruolo che potrebbe essere fondamentale. Pure io voglio raccontare un'esperienza dolorosa che fa riflettere molto. Io ho insegnato per credo 15 anni in una zona della mia città, che è Napoli, che si chiama la Siberia, non so bene perché, ma è una delle zone più a rischio della città. Quando ho fatto io l'insegnante là, era una delle poche scuole a rischio della città, mentre oggi purtroppo di scuole in cui è difficilissimo insegnare e in cui la malavita la fa da padrone, ce ne sono tantissime. Insegnare in un posto come questo è sempre qualche cosa di traumatico, ma anche di fortemente formativo. Io per alcuni anni sono stato dirigente della CGL Scuola e Università e ho provato in tutti i modi a far passare l'idea di rendere meno facile il trasferimento degli insegnanti che lavorano in zone di frontiera, anche incentivando economicamente, anche, soprattutto incentivando, perché le esperienze che si sommano in anni di insegnamento in zone di frontiera possono essere preziose. Un insegnante che arriva dal quartiere bene della città e si trova in una situazione come questa, non per colpa sua, ma la prima idea che ha è quella di andarsene, e in ogni caso fa un'enorme fatica ad adeguarsi. Noi eravamo un gruppo molto affiatato di veterani, nel senso che 8-9 anni dopo che eravamo arrivati in questa scuola conoscevamo vita e miracoli dei nostri alunni. C'era tra noi che addirittura aveva avuto prima il padre e poi il figlio. In queste zone, tra padri e figli, le distanze di età sono spesso molto, molto corte. Ci ritrovammo a cavallo del terremoto, che è stato a Napoli probabilmente una delle ragioni principali di una crescita spaventosa della malavita organizzata. Avevamo conquistato la fiducia dei ragazzini, ma soprattutto la fiducia delle mamme, e tenete presente che le mamme erano nella stragrande maggioranza dei casi le mogli dei camorristi. Era un tempo nel quale probabilmente si poteva ancora mettere un argine e incoraggiare alla denuncia. Ci avevano tolto l'edificio scolastico, non perché era terremotato, ma perché era stato adibito a casa per terremotati, cioè chi aveva perso la casa finì nella nostra scuola. Per cui, con una di quelle decisioni avventurose che pigliano i responsabili delle nostre istituzioni, pensarono bene di mettere una scuola media inferiore e una scuola media superiore nello stesso edificio. Questo significò immediatamente una diffusione della droga, che già girava tra gli studenti di scuola superiore, ma che finì con coinvolgere fatalmente anche i ragazzi della scuola media inferiore. Dico questo per un attimo, per inciso: noi eravamo abituati addirittura a farci consegnare le armi, nel senso che ogni bambino di quella zona aveva una pistola a giocattolo che sapeva trasformare in una pistola vera a un solo colpo. Ecco, queste cose
facevano scippi e cose del genere, però erano ormai così assuefatti e in fondo ci stimavano che non facevano resistenza. Tenevamo un cassetto pieno di queste armi che abbiamo tenuto fino a quando ci sono stato, perché per quanto chiedessimo ai carabinieri di venirle a ritirare tutto il resto, i carabinieri non li vedevi mai. La pattuglia della polizia che avrebbe dovuto controllare il territorio veniva a prendersi le chiavi della palestra, lasciava la radio accesa e si faceva lunghe partite a carte. Un giorno una delle mamme ci confidò che lei sapeva con certezza che ormai il nostro edificio scolastico non serviva più ai terremotati, ma era diventato una base camorrista. Là si spacciava droga, là si vendevano armi, là si faceva di tutto. Noi avevamo creato un comitato scuola docenti. Ci consultammo. Fu molto difficile decidere cosa fare, perché capimmo che si rischiava, ma soprattutto si rischiava di perdere la fiducia delle famiglie che avevamo tanto faticosamente conquistato. Alla fine decidemmo di denunciare la cosa. Ricordo perfettamente, andammo in tre quando più tardi possibile, in modo da evitare che la notizia si potesse diffondere. I carabinieri redassero il verbale, tutto bene, va bene, e promisero che all'alba del giorno dopo sarebbero andati nell'edificio per sorprendere per bene. Andarono i carabinieri, ma nell'edificio si era durante la notte ristabilito quello che c'era prima, tutti vecchietti malati dentro letti e tutto il resto. Cioè era diventata nel corso della notte di nuovo una scuola adibita ad ospitare terremotati. La conseguenza di tutto questo fu duplice. I ragazzini ci dissero che i loro capi erano persone per bene e di parola, e che quando pigliavano un impegno poi lo mantenevano, e ce l'avevano con noi, perché evidentemente pensavano che avessimo detto noi guardate che avrete un'ispezione. Le mamme invece capirono che erano stati i carabinieri, però si sentirono così impotenti che il rapporto tra noi e loro si ruppe. Il comitato docenti genitori chiuse i battenti. Il sacerdote che faceva parte di questo gruppetto, che faceva le prediche contro la camorra nella parrocchia della zona, fu violentemente picchiato e se ne andò prima in ospedale, poi non volle più tornare nella parrocchia e non volle più tornare a insegnare dei digiuni. Ora dico questo non perché voglia essere pessimista, ma perché penso che la miseria, la povertà, la situazione di degrado in cui vivono tanti quartieri delle grandi città producono immediatamente un rapporto diretto tra la malavita e la povera gente, perché la malavita sembra molto più capace di proteggere di quanto non sia lo Stato. Ecco, in una situazione come questa, che è fortemente peggiorata, io penso che bisognerebbe provare comunque a lavorare fortemente. Ecco, il magistrato come De Magistris, il vecchio docente che ne ha passate di tutti i colori, dovrebbero far parte organicamente dell'insegnamento. Cioè bisognerebbe portare il volto pulito dello Stato dentro le scuole, e bisognerebbe selezionare gli insegnanti anche attraverso la convinzione che hanno oppure che non hanno
del dovere di combatterle queste battaglie, perché altrimenti ti ritrovi, e a me è successo, che un genitore ti dice: ma come, tu che sei tanto comprensivo, hai denunciato mio figlio ai carabinieri perché non viene a scuola. E io gli dissi: guarda, ma a scuola deve venire, io non posso regalargli la licenza. E lui disse: ma tu lo sai che quello lavora, lo vedi tutte le mattine. Ma che lavoro, scusa, non ho capito, io non vedo nessuno. Cioè, lui per lavoro intendeva una bancarella con le sigarette di contrabbando che la camorra gli aveva affidato e che avrebbe perso se non si fosse tolto, se fosse venuto a scuola. Quindi l'alternativa era diventata tra lo Stato che ti dà la formazione, lo Stato, e che però ti tradisce nel momento della battaglia, e la camorra che ti offre il lavoro, te lo tiene buono e te lo lascia fare finché tu rispetti le regole della camorra. Ora, in questa in questo bivio, in questa doppia realtà, bisognerebbe indagare per vedere di spezzare il filo che lega, purtroppo lega, per paura, per complicità, per ignoranza, la popolazione alla malavita organizzata. Un'altra cosa voglio dire, che non c'entra niente con questo, e poi mi sto zitto, però questa potrebbe essere una cosa detta proprio da idiota, da incompetente. Io, sentendo Luigi, mi veniva in mente che il filo diretto che si crea tra le teste pensanti della malavita e la politica è alla fine il Parlamento. Io non vedo questi come possano fare a trattare se non incontrando politici. Allora, d'accordo che non si possano intercettare i politici per quello che riguarda le attività politiche, e mi rendo conto che questa è una proposta che pone problemi di democrazia, ma forse se si potessero intercettare liberamente con un patto di reciproca lealtà, loro lo devono sapere che io lo intercetto e lo devono accettare, beh, sarebbe molto più difficile che gli accordi si potessero fare come si fanno oggi, secondo me, con una facilità irrisoria, insomma. Basta, non ho finito. Scusatemi se ho detto la sciocchezza, ho parlato di me, però sono esperienze che ti rimangono dentro e che ti rendono estremamente difficile credere nella possibilità di un cambiamento. È molto, molto complicato, insomma. Grazie, Giuseppe. Forse possiamo sentire anche Silvia Ricando e poi dopo dare la parola conclusiva a Luigi. Credo ci fosse, buonasera intanto, credo ci fosse un'altra persona prima di me, ma non so, non sono sicura. No, ci sento. Ah, vabbè. Allora, buonasera, sono Silvia, vi seguo da Monaco, dalla Germania. Volevo solo, cioè, molto interessante questo discorso di, diciamo, eliminare questa cultura della mafia e anche di risvegliare un po' le coscienze, come appunto voleva Borsellino e Falcone e tutte le persone che hanno dedicato la loro vita a questo lavoro. Abbiamo da poco qui a Monaco ospitato Fiammetta, Borsellino, proprio perché questa cultura della giustizia, ma anche combattere questo modo di fare, questo linguaggio che non è un linguaggio, quello che si diceva con Fiammetta, non è un linguaggio così chiaro, no? È un linguaggio che si utilizza anche molto facilmente nella vita quotidiana, non dicendo delle cose, alludendo. Ma quello che si diceva, facendo incontrare i ragazzi con Fiammetta e ascoltando i suoi racconti, era proprio quello di evitare di rendere questi uomini e queste donne come degli eroi, perché sembrano troppo distanti da quello che
ognuno di noi può fare nella quotidianità. E quindi questo è importante, diciamo, avvicinare un po' questi gesti di questi uomini, di queste donne alla vita di tutti i giorni. D'altra parte questi uomini hanno fatto il loro dovere, hanno fatto con passione determinato il loro lavoro e hanno dato il loro contributo a una società migliore, lasciando un segno. Queste donne non sono stati visti come dei, qualcuno che punisce senza cercare di comprendere anche il criminale, e quindi aprire un dialogo per risvegliare anche una serie di coscienze. Mi domando oggi cosa si può fare ancora di più per risvegliare queste coscienze e per aumentare la fiducia in uno Stato che verso cui non si ha fiducia e mi diventa sempre più complicato aumentare questa fiducia nelle istituzioni e nello Stato, no? Nonostante Falcone e Borsellino dicessero continuassero a dire che bisognava avere fiducia nelle istituzioni. Quindi questa è un po' una sfida. Io vivo in un territorio dove le persone dicono, i tedeschi soprattutto, ma insomma la maggior parte delle persone dicono: ah, ma la mafia esiste solo in Italia. E questo è quello che noi cerchiamo di fare con il nostro circolo culturale, con le organizzazioni con cui io collaboro, proprio di cambiare questa idea. Cioè non è un fenomeno italiano soltanto, ma è un fenomeno diffuso. Quindi è molto difficile poi reggere come italiana all'estero un certo tipo di discorso e di pensiero, no? Quindi diventa... comunque continueremo ovviamente a fare questo, ma... volevo sapere da Luigi De Magistris quali sono le prospettive e quali sono i punti su cui si può lavorare per aumentare questo tipo di coscienza e anche come continuare a cambiare questo tipo di linguaggio. Ecco. Grazie. Grazie. C'è un'ultima richiesta di parola, Marina De Felice. Se c'è. Sì, ci sono, grazie. Scusate, io purtroppo non ho seguito la prima parte, adesso cercherò la registrazione appena disponibile e quindi... Però volevo solo intervenire adesso brevemente per chiedere a Luigi De Magistris mi ha dato generosamente una disponibilità e anche a chi fosse interessato e magari è in area romana, la possibilità appunto di organizzare degli eventi formativi nelle scuole. E appunto se ci sono altre persone, intanto volevo chiedere a Luigi se mi conferma questa disponibilità e se ci sono altre persone che vogliono collaborare, poi di rimanere in contatto per fare questo tipo di azione nelle scuole, ma anche in occasioni fuori, cittadine. Ecco. Grazie. Grazie a te Marina. Nada, si aggiungono, chiedono. No, in verità è corta, è una domanda. Allora, parlo da ragazza veneta, ho seguito gli interventi e devo dire che comunque io rimasto allibita perché questa realtà qui su al nord, oltre a non parlarne, cioè sappiamo che c'è, almeno io parlo veramente per i ragazzi della mia età, non per tutte le generazioni, sappiamo che c'è, ma non a questi livelli, cioè io non pensavo ci fosse un impatto del genere. La mia domanda che... è molto ignorante, me ne rendo conto, è il perché abbiamo un governo e un Parlamento, però non viene attuato nulla. Cito anche soltanto la legalizzazione della marijuana. Per quanto ci possano essere dei pareri discordanti, una cosa che è innegabile è che toglierebbe dei soldi dalle tasche della mafia. E, oltre a bocciarla,
che posso anche capire delle motivazioni morali o di pensiero per cui non viene accettata questa proposta, non capisco perché non viene proposto qualcos'altro. Perché io non ho, onestamente, non parlo soltanto del governo Meloni, ma anche in precedenza, almeno da quel poco che so io, non ho mai sentito una vera iniziativa né nulla. E ripeto, parlo da persona completamente ignorante, perché almeno a scuola mia non c'è mai stato nessun intervento e quotidianamente non si sente parlare di nulla di tutto ciò e soprattutto non avevo la minima idea che la situazione fosse così tanto grave. Grazie Nada. Per curiosità, da dove sei connessa? Io sono connessa da provincia di Verona. Bene. Grazie ancora. C'è Raul per, credo, l'ultimo intervento. Raul, te la parola, apri il microfono. Volevo fare poi una piccola osservazione. Assolutamente. Dopo Raul. Sì. Sì, mio non è un intervento, è una sottolineatura che è immediatamente una domanda per Luigi De Magistris. Cioè, la novità analitica e anche politica della sua posizione, della sua esperienza, secondo me è il concetto di massomafia. A me questa sembra una cosa molto importante perché è questo che è assente nell'immaginario collettivo, no? Quella mafia è concepita ancora con la coppola, la lupara. Ecco, io credo il luogo del rapporto non è tanto le telefonate, come diceva il compagno Ragno giustamente, coi parlamentari, ma il luogo di rapporto fra la criminalità organizzata stricto senso e il potere probabilmente sono i circoli cittadini, no? Cioè sono i luoghi in cui la massoneria locale si organizza, si rapporta e poi va ai piani più alti. Ecco, io vorrei chiedere a De Magistris se ha qualche idea per lavorare su questa idea, per renderla senso comune, per fare magari qualche iniziativa specifica su questa questione, perché mi sembra veramente di straordinaria importanza, perché è la nuova fase, insomma, no? Successiva a quella delle bombe, ma è quella che si è dimostrata più pervasiva. Grazie. Piero? Sì, tra le tante cose interessanti che ha detto Luigi, ce n'è una che io vorrei, su cui vorrei concentrare un attimo la vostra attenzione, anche se il discorso sarebbe veramente lungo. Lo faccio perché Luigi possa magari ritornare, seppure brevemente, le sue conclusioni. E cioè, lui ha osservato che questa attitudine della popolazione meridionale a piegarsi ai diktat della malavita non è un fatto antropologico, ma è un fatto di sfiducia nelle istituzioni. Guardate, non so se voi ricordate, bisogna chiarirlo, perché c'è un razzismo, c'è stato a lungo un razzismo, e adesso c'è di meno perché la mafia è dovunque, ma c'è stato un razzismo che ha cercato di collegare il fenomeno criminale mafia, 'ndrangheta e camorra nella cultura e quindi nello strato antropologico profondo della popolazione. E invece è un fatto di sfiducia nelle istituzioni e nasce con lo Stato unitario e va avanti anche dopo la Repubblica. Quando la stampa moralisteggiante lamentava il fatto che non c'erano testimoni dopo i fatti di sangue, i giornalisti sottovalutavano il fatto che gli eventuali testimoni avrebbero trovato la certezza della vendetta della mafia e sicuramente nessuna protezione da parte dello Stato. Quindi questo ha creato a lungo una mentalità. E la mentalità, come diceva Brodel, è la più tenace delle strutture, una mentalità di sfiducia. Quindi la lotta contro la mafia passa ristabilendo la fiducia nella legalità e la fiducia nella presenza delle regole statuali, nella certezza della presenza pubblica sui territori. Grazie. Ancora un altro, Mario Sommella. Poi dichiaro chiuse le iscrizioni. Sì, sì, eccomi. Buonasera e saluto a tutti i compagni e le compagne presenti che
ci conosciamo oramai da anni, e grazie a Luigi, anche se ho perso la prima parte. Niente, no, io direi, dico velocemente di me che nasco a Reggio Calabria, quindi conosco bene la realtà calabrese, ho vissuto tanti anni in Campania, ho fatto attività politica pure a Napoli, quindi anzi lì ho conosciuto Luigi e gli altri. Oggi vivo in Friuli e sono collegato qui dalla provincia di Udine. Allora, volevo soltanto, non so se ne ha parlato all'inizio perché mi sono perso il collegamento, massoneria, gladio, trame nere, strategia della tensione, partendo eventualmente anche da infiltrazioni della CIA che hanno comunque ucciso in questo. Ecco, se se ne è parlato e se in conclusione Luigi può dare qualche indicazione, perché c'è una letteratura che parla in tal senso, che parla in tal senso, cioè che praticamente c'è una parte politica legata a un gruppo politico particolare che sono gli ex fascisti, poi trasformatosi nel tempo, e poi ovviamente con la CIA, gli americani e tutto il resto. Vorrei sapere se Luigi ha detto qualcosa oppure se ci può dire in conclusione qualcosa. Grazie. Grazie, grazie Mario. Luigi, a te per... Sì, no, grazie, grazie di queste domande, suggestioni e riflessioni che appunto ci indicano una strada e non ci dobbiamo fermare qui. Quindi comincio con Piero, perché se no mi scordo quello che volevo dire sulla... Continua Piero questo discorso del razzismo. Vedi, anche in questo dibattito su quest'ultima tragedia dalle parti mie, no, Ischia, diciamo la verità, c'è stata molto una narrazione di una colpa quantomeno in concorso di chi è morto per l'abusivismo edilizio. Nessuno lo nega l'abusivismo edilizio, ma quando c'è stato Rigopiano o quando c'è stato le Marche qualche settimana fa dove hanno costruito abusivamente vicino all'alveo del fiume cementificato, non c'è stata la narrazione mediatica di una colpa degli autoctoni. Quindi noi continuiamo a pagare uno scotto pesante, dimenticando che senza i meridionali non c'era unità d'Italia, non c'era la Fiat, non c'era la lotta al terrorismo e non c'era la lotta alla mafia. Ovviamente non solo i meridionali, ma i meridionali in termini di tributo di vite umane, di impegno, ma anche oggi la nostra esperienza, e voi l'avete detto in parecchi interventi e ci ritornerò, la nostra esperienza è a disposizione. Cioè io credo che, guarda, ma non solo persone come me, come Geppino, ma come tanti di noi, dovrebbero veramente, se ci fosse un paese normale, a parte un paese normale continuava a fare il magistrato, ma diciamo oggi a un certo punto si ricrea una situazione normale, mettiamola in questo, dovremmo essere, come dire, incentivati a portare la nostra testimonianza, perché quando andiamo nelle scuole, nelle università, siamo credibili. E Rosario Livatino lasciò un testamento poco prima di essere ammazzato nelle campagne di Agrigento, ed era un grande cattolico, disse: alla fine della vita non ti chiederanno se sei stato credente, ma se sei stato credibile. Oggi il paese ha bisogno di persone credibili a tutti i livelli. Quando si incontra una persona credibile, quella persona credibile è in senso democratico e positivo contagioso, perché diventa un riferimento. E soprattutto i ragazzi, sempre, io quando ero ragazzo, oggi i ragazzi di oggi, hanno bisogno di riferimenti. E quando tu vai in una scuola e parli in una scuola difficile a 300 ragazzi, ma anche se tu ne scuoti 30 su 300, è un risultato straordinario, perché quei 30 a loro volta andranno a raccontare. Io ho provato delle emozioni incredibili di incontrare nella mia vita persone che hanno scelto di fare il concorso in magistratura perché mi hanno ascoltato in un dibattito. Cioè, guardate, queste sono cose straordinariamente, così come io ho scelto di farlo perché ho ascoltato, cioè noi abbiamo bisogno non, come dire, di eroi, ma di persone credibili, è una cosa diversa. Cioè, persone credibili sono persone che hanno messo la coerenza, la credibilità, l'etica. No, ma si è parlato tanto in questi giorni della vicenda di Soumahoro, ma al di là, non entro nel merito, ma quando tu diventi un simbolo è alzare l'asticella,
la devi alzare, lo so che è difficile, ma la devi alzare, perché essere simbolo significa avere la capacità di essere in questo modo. Poi Geppino, vabbè, le intercettazioni ti rispondo rapidamente perché non la faranno mai, perché la dovrebbero votare loro, quindi è impensabile che ci sia mai qualcuno che lo un po' la ragione di cui soprattutto io ho cercato di fare il sindaco, cioè non nei salotti, ma non perché non mi piacciono i salotti, e sfidiamo quest'altra cosa, magari noi ci ritroviamo un domani in un salotto tra di noi amici, il salotto, come dire, ti bevi un buon vino, fai quattro chiacchiere, parli di cultura, mangi bene, ma non credo che mi hanno votato per questo, ma hanno votato per stare in quei luoghi in cui il filo è così sottile, tanto da spezzarsi con un battito tale di farfalla, da cui tu puoi passare dal disagio alla devianza, al crimine. Ma quanti? Ogni bambino è un talento. Se non ci stai ad ascoltare il silenzio, andare là nei territori, fare quello che ha detto Geppino, non ci vuole niente. Quel talento, se non c'ha nessuno che gli racconta che invece di prendere una pistola può prendere un violino, lui viene attratto dalla pistola perché gli danno l'offerta del denaro, la piazza di spaccio, 500 euro, 1000 euro. 1500, 2000 per portare la droga da una piazza all'altra. Se tu invece ci stai, è incredibile. Io ricordo una frase che andavo spesso anche da sindaco a Nisida, che è il carcere minorile. Un giorno mi ricordo sto ragazzo con cui stemmo un paio d'ore a parlare, questo ragazzo di 16 anni e mezzo, detenuto per omicidio, per una cazzata, si è rovinato la vita. Stemmo a parlare, poteva essere veramente un figlio nostro, figlio di qualcuno di voi. Questo alla fine, mentre stavo uscendo, stavo chiudendo la sbarra alle mie spalle, mi chiama, fa sindaco, ma non ci potevamo incontrare prima. E quante storie potrei raccontare, le ho scritte anche in diversi libri, ne parlo in tanti incontri. Questo è importante, perché quando tu arrivi in quei luoghi e riesci, come dire, ad essere un riferimento e a poter far scegliere. Cioè io, se ho scelto di fare il magistrato, è perché ho avuto una famiglia che mi ha consentito di poter scegliere una scuola pubblica, dei compagni, poi l'università. Ma quanti ragazzi delle nostre periferie, dei nostri comuni, ma non hanno la possibilità di scegliere? Io vengo dalla città e vivo nella città col più alto numero di bambini d'Europa e il più alto tasso di dispersione scolastica, e con la DAD è ulteriormente peggiorata, cioè là quanti, com'è bello, è stato bello di averne salvati tantissimi, ma con pochi minuti, con poche ore. Quindi questo è il lavoro che io sono disponibile e lo faccio, lo continuo a fare, lo faccio sempre, perché là, no, non è che se i magistrati sono importanti, importantissimi, carabinieri e poliziotti, ma ancora più importante se tu riesci a scatenare questa rivoluzione e chi ha sbagliato comincia a diventare un testimone di giustizia in senso non giudiziario, cioè racconta insieme a te, agli altri, di come ci può essere l'alternativa e di come si può scegliere per fare una vita diversa. Poi è stato detto il fatto della nostra amica da Monaco, risvegliare le coscienze, è un po' quello che ho detto. Io credo che in questo momento forse il modo migliore è disseminare il paese di storie, cioè parliamone, scuole, università, televisioni, radio, dibattiti, politica, cioè questo è un tema centrale, cioè la questione morale è la questione centrale, perché la questione morale attiene a tutto, attiene anche se tu vuoi essere per la pace o per la guerra, se tu vuoi essere per i diritti costituzionali, cioè, poi abbiamo già il programma è la Costituzione ci dice quello che dobbiamo fare e la Costituzione ci dice anche che noi dobbiamo fare le cose che ci stiamo dicendo, perché ce lo dice all'articolo 3, secondo comma: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana, uguaglianza, libertà e organizzazione e partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del paese. Cioè, se arriviamo al punto tale che i diritti fondamentali non sono garantiti, noi abbiamo il compito di rimuovere gli ostacoli, e quindi tra questi compiti c'è quello di parlare, narrare e dare la possibilità alle persone di scegliere e soprattutto di eliminare un frasario che è orribile, lo comprendo, lo capisco, lo giustifico anche, ma che è orribile e che il sistema criminale ha orgasmo quando sente quella parola, ma chi te lo fa fare? Tanto sono tutti uguali,
tanto non cambia mai niente. Questo è devastante. Quando qualche volta è capitato anche in qualche scuola, sì, vabbè, ma tanti politici sono tutti uguali, rubano tutta la stessa maniera, lo Stato sono tutti uguali, è devastante, è molto peggio di qualsiasi altra, cioè significa tutto quello che stiamo facendo è inutile. Si fa quel parroco che è stato picchiato è stato inutile. Geppino l'ha fatto 15 anni là, inutile. Io che ho fatto il magistrato, ho buttato il sangue, inutile. E questa è la mentalità che è diffusa, la comprendo pure, la comprendo, perché poi il mondo mediatico e il mondo dei social che fa dimenticare tutto, cioè noi non abbiamo più memoria, vedete anche sui fatti politici contingenti, c'è gente che ieri mandava le armi e oggi dice che è pacifista, però manda contestualmente le armi, quell'altro, cioè ogni, eppure la gente dice bravo, bravo, sì, sì, è pacifista e non riflette manco più a quello che ci sta dicendo. Quindi la fiducia nelle istituzioni, vedete, e condivido la riflessione della nostra amica di Monaco. Io, per quello che ho visto, no, nelle istituzioni, io avrei dovuto mandare un messaggio, magari pur non pubblico, ma seppure non volevo delegittimare le istituzioni, le dovevo abbandonare definitivamente. Perché talmente il livello che ho visto, che diciamo dovrei provarne uno schifo tale da ritenerne che stare nelle istituzioni o pensare che le istituzioni possano cambiare è impossibile. Invece io credo che noi ci dobbiamo provare a lottare perché siano le persone corrotte, mafiose, compromesse moralmente a essere cacciate, allontanate, ridimensionate nello Stato e non viceversa. Non lo so se sono ancora troppo ottimista, troppo fiducioso. Certo, i segnali che vengono non sono incoraggianti, però anche qui, e allora che abbiamo fatto a fare tutto questo che abbiamo fatto? Perché l'abbiamo scelto? Perché l'abbiamo... Cioè io credo che noi dobbiamo continuare a lottare in quella direzione, quindi anche il cambiamento, lo dico talvolta anche a compagni di viaggio con cui facciamo attività politica o comunque cultura, eccetera. Sì, va bene i social, benissimo. Sì, va bene il corteo, ottimo. Va bene il comizio, senz'altro. Il post, ottimamente. Ma se vuoi cambiare, devi stare nelle istituzioni. L'acqua pubblica, se non diventavo sindaco, non ero l'unica città d'Italia che ha fatto l'acqua pubblica, perché mi sono messo là e l'ho fatto. Se ero consigliere comunale d'opposizione, avrei potuto fare una battaglia politica, sicuramente, ma finiva lì. Quindi noi dobbiamo avere l'anelito, la voglia di, secondo me, diventare forze di governo, cioè noi, singolarmente, cioè entrare nei luoghi in cui puoi cambiare. Poi sono disponibile, confermo, chiaramente a venire nelle scuole, te l'avevo già detto, l'ho sempre fatto. Io credo che dovremmo entrare anche di più, l'ho detto anche a Piero qualche tempo fa, anche nelle università. Cioè, io credo che un'esperienza come anche la mia storia, guardate che è unica, io non vi ho voluto tediare stasera, ma quando volete, oppure chi si vuole leggere il libro, chi vuole fare un altro incontro specifico, perché è giusto che si sappia, perché c'è gente che non sa, dice, vabbè, ma le magistris va a fine perché? L'hanno trasferito, ma la giustizia perché alla fine non fa più il pubblico ministero? Ma la giustizia alla fine come mai? Qual era la strategia della tensione che hanno messo in atto per neutralizzare? Queste cose si devono sapere, ma non per me, perché tanto io, guardate, più anzi ne parlo e più aumenta il livello di pericolo personale di tutto ciò che è nella mia vita. Cioè io mi sono dimesso, quindi non è che mi devono, che mi... Lo Stato non mi chiederà mai scusa perché lo Stato non si è voluto far processare. Però almeno che la gente sappia, cioè già sapere significa che tu scuoti coscienze, puoi evitare che ad altre persone accada quello che è accaduto a me, quindi sono assolutamente disponibile. Così come è nata, effettivamente è importante, vedi, ha fatto un intervento importante quella giovane nostra amica, perché chiama la provincia di Verona, perché vedi, evidentemente se ne parla poco, perché lei non lo sa, non lo sa. E il sistema, governo e Parlamento che tu hai citato, vogliono l'ignoranza, che non è un'offesa. Ignoranza significa mancata conoscenza dei fatti. Loro vogliono l'ignoranza. E hai colto anche il tema, che per me è importante, non è certamente l'unico e il decisivo nella lotta alla criminalità, ma io sono favorevole. T'ho detto, anche firmato sia la richiesta, sia il referendum, sia... la legge di iniziativa popolare e quant'altro, e secondo me ci dobbiamo battere ancora per la legalizzazione delle droghe leggere. Poi le ultime riflessioni sono massomafia e strategia della tensione. Sì, in parte ne avevo sicuramente parlato, ma quello è proprio il filo conduttore del nostro paese, diciamo, senza andare troppo indietro da Piazza Fontana ad oggi. Ma non c'è dubbio proprio.
ed è il motivo per cui noi sicuramente ci possiamo riempire la bocca e facciamo bene, che chiaramente l'Italia non è il Qatar, l'Italia non è il Mozambico, l'Italia non è la Russia, l'Italia non è la Cina, per carità, guai, sottolineiamolo più volte, ma che noi siamo un paese compiutamente democratico, io non ci credo per nulla. Basta leggersi stasera la Costituzione e vedere quanti articoli di quella Costituzione antifascista promulgata il 1 gennaio del 1948 oggi sono attuati. E un paese che non ha la volontà, il coraggio, la forza, il cuore di perseguire fino in fondo verità e giustizia sui fatti più gravi del nostro paese, nessuno mi venga a raccontare che è un paese sufficientemente democratico. Noi siamo una democrazia molto fragile e anche i primi provvedimenti di questo governo ci dovrebbero preoccupare. Andatevi a leggere con attenzione, non è il dibattito di stasera, il decreto legge chiamato anti-rave ma che riguarda ben altro. Il decreto interministeriale sui migranti, l'autonomia differenziata mina alla radice l'unità nazionale. Il decreto legge consente l'arresto per persone che sono più di 50, che o si riuniscono, fanno manifestazioni, o fanno cortei, o fanno assembramenti, o fanno occupazioni, o finanche si vedono come noi ieri mattina a Roma, passa un funzionario di pubblica sicurezza, ritiene che noi siamo pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, e probabilmente lo siamo, per certi versi, per come è questo sistema, ci arrestano, con la pena da 3 a 6 anni, intercettazioni, in questo caso sì, custodia cautelare senz'altro, e hanno previsto pure la misura di sorveglianza per i mafiosi. Il decreto, cioè, è una torsione autoritaria, tipica di una strategia della tensione eversiva con i proiettili istituzionali, e vengo all'ultimo intervento. Oggi la strategia della tensione è in parte diversa da quella di anni fa, ma le finalità sono le stesse, sono esattamente le stesse, e infatti io salto in particolare nel momento in cui riesco a dimostrare e a contestare la violazione della legge Anselmi. Quando comincio a iscrivere una serie di indagati e faccio una serie di atti che riguardano la legge Anselmi, in quel periodo anche feci la perquisizione poco prima di essere cacciato a Luigi Bisignani, che era della P2, e dietro c'era da una parte stavo indagando su un traffico d'armi, dall'altro finanziamenti illeciti ai partiti, dall'altri personaggi delle persone di destra che operò a Reggio Calabria, che erano tutte persone legate alla cosca De Stefano, e potremmo fare una serie, perché tutto ha un filo conduttore. E quando mettono in campo, cioè, riflettete su questo, io non ero iscritto in Corretti, non avevo nessuno che mi proteggeva le spalle. Era un magistrato sicuramente preparato, sicuramente d'intuito, sicuramente un gran lavoratore, sicuramente coraggioso, ma non ero un eroe. Sommo, nella storia della Repubblica, il maggior numero di interrogazioni parlamentari che nessun magistrato della Repubblica ha mai avuto. Sono arrivato a centinaia di interrogazioni parlamentari per numero di parlamentari, non per numero di interrogazioni, interrogazioni decine, ma per numero di parlamentari centinaia. Ho avuto due ispezioni più inchieste amministrative che sono durate anni, disposte tanto dal governo di centrodestra e il governo di centrosinistra. Il maggior numero di denunce penali, il maggior numero di campagne di stampa. Sono arrivati praticamente a fare degli atti che sono eversivi, a proposito della strategia della tensione, che non ho il tempo in questo momento di raccontarvele, ma mi farebbe piacere poterlo fare. Allora, se io non valevo niente, se io non avevo scoperto nulla, se io ero semplicemente uno che non sapeva fare il suo mestiere, ma c'era bisogno di tutto questo da scatenare. E guardate che gli atti, se mi dai proprio altri 5 minuti, così sto nelle 2 ore che mi aveva detto Pier. Uno, velocemente, qual è il motivo principale perché Luigi De Magistris viene trasferito da Catanzaro dopo aver torto l'inchiesta? E perché io iscrivo nel registro degli indagati, segretandolo in cassaforte, il nominativo di 2 persone che avevo iscritto per riciclaggio e violazione della legge Anselmi? Perché lo faccio in cassaforte? Perché uno di questi, che era il più importante politico all'epoca operante in Calabria, un avvocato che difendeva tra l'altro i più importanti colletti bianchi, i più importanti boss dell''Ndrangheta, questo era anche l'amico stretto del procuratore, era l'avvocato del procuratore,
e mesi prima il procuratore, insieme a questa persona, insieme a altri, erano stati fortemente sospettati di una fuga di notizie su un'indagine sulla sanità, tanto è vero che era in corso un'indagine della procura competente di Salerno. Allora io, per evitare di informare il procuratore, che immediatamente gliel'avrebbe detto, perché avevamo elementi, prove e anche la logica lo lasciava supporre, mi assunsi la responsabilità di secretare questo provvedimento in cassaforte, non metterlo nel registro informatico che il procuratore consultava ogni giorno, di non avvisarlo. Poi avrei detto sicuramente al CSM che mi circondava in quel periodo e mi chiedeva giustificazione, pure se spostavo questo bicchiere da una parte all'altra, ho detto evidentemente riuscirò a giustificarmi, perché se io avviso il procuratore, un domani un mio collega di procura, di fronte a una fuga di notizie, mi dirà: dottore De Magistris, ma lei aveva tutti questi elementi, è andato pure a avvisare il procuratore. E questo è il motivo principale perché io vengo trasferito, perché mi dicono non dovevo segretare il provvedimento, dovevo avvisare il procuratore e il procuratore si doveva astenere. C'è una piccola però particolarità, che questa persona non era solo amico stretto del procuratore, ed era quella persona che poi vi ho detto arrestata e che ha detto il fatto delle massomafie, non era solo l'avvocato del procuratore. Sei mesi prima aveva assunto il figlio del procuratore nella sua società e il procuratore aveva prestato fideiussione. E la seconda indagine mi viene tolta, saliamo ancora più di livello, dal procuratore generale. Guardate un po', perché fa sorridere, cioè fa sorridere se ci riflettete. Perché io nelle mie indagini, che indagini, non arresti, se tu non fai fare le indagini non sapremo mai se è innocente o colpevole. Quindi finanche hanno danneggiato forse indagati innocenti, che non si saprà mai, magari rimarrà molta gente, ma chi lo sa che c'era dietro, magari qualcuno di questi veniva anche archiviato. Ma avete mai visto in un paese democratico che un magistrato viene trasferito su richiesta del ministro di un governo in cui è indagato il presidente del Consiglio da quel magistrato e il cui nome del ministro è agli atti dell'indagine, e il ministro chiede il trasferimento del PM che sta indagando sul ministro e sul presidente del Consiglio? E sapete perché il procuratore generale mi toglie quell'inchiesta? Per conflitto di interessi col ministro che aveva chiesto il mio trasferimento. E chiudo e vi saluto. Quando un pool di magistrati, quindi vedi che poi esistono le persone per bene, un pool di magistrati della procura di Salerno che lavora su decine e decine di denunce contro di me, ma anche di segnalazioni fatte da me, e scopre dopo avermi spulciato con un calzino che io non solo ho agito in totale correttezza, ma che sono vittima di gravissime interferenze fino al punto di mettere in pericolo la mia sicurezza personale, si precipitano al CSM, dicono: attenzione, attenzione, state cauti prima di trasferirlo. E quelli dicono: vabbè, voi continuate a indagare, noi per adesso andiamo avanti, e mi trasferiscono. E quando escono fuori allo scoperto e vanno a fare indagine su professionisti, borghesia mafiosa, massomafie, avvocati, magistrati, appartenenti agli apparati di controllo in Calabria, i magistrati indagati, dove sono andati a sequestrare atti che erano corpo di reato, che cosa fanno? Non esiste precedente, ma perché non può esistere precedente nemmeno in un libro, perché è un atto impensabile. Cioè i magistrati indagati sequestrano i provvedimenti dei magistrati che indagano. È come se i carabinieri entrano in una banca, prendono il rapinatore e i rapinatori arrestano i carabinieri. Cioè, ma se sono arrivati a questo, e poi concludo dicendo: chi è che ha dato il via libera a questa operazione? Poi si è scoperto con gli anni. Chi è che ha consentito, in qualche modo avallato, parlando di guerra tra procure, quando era una procura che indagava su altri, e quegli altri, se volevano denunciare chi indagavano, il codice di procedura penale dice ti devi rivolgere ad altri, se no scatta effettivamente gli indagati che indagano quelli che indagano, e quindi il codice di procedura penale non lo consente. Il Quirinale e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Mancino, quello che era ministro dell'Interno con cui abbiamo cominciato questo incontro. Allora, quando fai nomi e cognomi, c'è la profezia di Chiara Vallotti, andatevela a vedere per favore se avete voglia, YouTube, Chiara Vallotti, intercettazione dei Magistris, dura 2 minuti. Vedete che la trasmissione di anno zero del 2007, che c'è la profezia della mia vita, che l'ha azzeccata bene, ex procuratore generale, ex presidente della regione Calabria, e poi la profezia che mi fece un avvocato quando entrò nella mia stanza a proposito di massomafia. Disse: dottore De Magistris, guardi, questi hanno una memoria lunga, la lasceranno andare solo quando lei
abbandonerà qualsiasi incarico pubblico. Fin quando lei si occuperà di istituzioni nel nostro paese, questi le staranno sempre vicini, non la lasceranno mai. Ecco perché c'è bisogno, io penso che noi dobbiamo parlare di queste cose. Quindi, se volete organizzare eventi, incontri, dibattiti, confronti, qualsiasi cosa, nelle università, nelle scuole, in televisione, nelle radio, nelle piazze, nei vicoli e nei cortili, io ci sto. Perché siccome io ho visto, io non posso tacere. Non ho il diritto di parlare, io ho il dovere di raccontare queste cose. Quindi vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio delle sollecitazioni domani. Credo che ci rivedremo sicuramente, perché per me è un piacere, a parte alcuni di voi siamo amici, però vedo anche persone che non conosco. Quindi questo mi fa piacere. Grazie Piero di aver voluto la mia testimonianza e complimento con lui, perché questa scuola secondo me è un'idea importantissima proprio per la democrazia e la verità del nostro paese. Grazie, grazie davvero Luigi, e grazie a chi ci ha seguito. Anche questa, come le altre, le potete trovare sul sito di Transform Italia. E volevo dare adesso la parola a Piero per salutarci e per darci l'appuntamento alla prossima lezione. Piero? Eccomi, per dirvi che giorno 12, sempre 12 dicembre alle ore 18, e Luigi Ferraioli terrà una lezione dal titolo Una proposta realistica per la pace e la salvezza dell'umanità, una costituzione della terra. Grazie a tutti e buona serata. Grazie ancora Luigi. Grazie, grazie a te. Roberto. Altro bellissimo libro quello di Ferraioli, l'ho letto. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie Roberto. Ciao. Salve.